Siamo live. Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio a tutti gli studenti dell'Istituto Giat Ulivi. Siamo qua in diretta video con il dottor Andrea Telatin da Norwich e col professor Luigi Cenerelli della vostra scuola. E non lo vedete, ma ci segue alla regia e ci aiuta David Schachler che sta lavorando per voi per rendere possibile questo pomeriggio di scienza. Allora, io inizio col fare le presentazioni. Io mi chiamo Elisa Cortegiani, sono la responsabile scienza per l'UAR, che è l'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti. Sono una biologa molecolare e mi occupo di divulgazione scientifica, di insegnamento e sono esperta in biochimica e genomica. E invece la gran parte delle comunicazioni di oggi pomeriggio ve le farà il dottor Andrea Telatin, che è anche lui un biologo molecolare, un esperto di genomica e bioinformatica. Ha fatto molte pubblicazioni scientifiche proprio utilizzando l'informatica per analizzare dati di significato biologico e ora lavora come ricercatore al Quadram Institute, dove si occupa di appunto utilizzare le sue capacità per studiare i microbiomi, che forse sono per voi una parola nuova, ma vedrete che tra pochissimo scoprirete di più. Allora, oggi pomeriggio, prima di lasciare la parola al professor Cenerelli che vi farà il suo saluto, visto che proprio ci racconta un po' come avete organizzato nella vostra scuola, il pomeriggio, le nostre 2 ore, le organizzeremo in questo modo. Come prima cosa, vi racconto brevemente perché ci siamo trovati oggi, che cos'è il Darwin Day e perché parliamo di scienza proprio il 12 di febbraio, non soltanto qui, ma in giro per il mondo. Poi lascerò la parola al dottor Andrea Telatin per la sua relazione, ma vedrete che lo interromperemo spesso per raccogliere un po' di vostre idee e impressioni in modo anonimo, che ce le inviate, e le raccontiamo, le discutiamo insieme. Poi verso la fine, quindi vi invito a rimanere con noi proprio fino alla fine, verso la fine, ci sarà un ultimo quiz nel quale nessuno di voi verrà inseguito e ricercato per le risposte che dà, ma nel quale vi chiederemo di scriverci i vostri nomi e la classe, perché questo ci consentirà poi di riconoscere le vostre ore di partecipazione. Allora, vi avviso, non è una cattiveria, che quando ciascuno di voi entra in questi moduli potrà compilarlo una sola volta. Pertanto non lo potete compilare per voi, per il vicino di casa, ma ciascuno scelga bene a nome di chi compilarlo, perché ce ne potete mandare solo uno per ogni indirizzo IP. Quindi speriamo di interagire con voi il più possibile. Vedo che arrivano già i vostri saluti, per cui vi ringrazio moltissimo. Buon pomeriggio, buonasera anche a voi. E continuate a usare la chat mentre ci parliamo per inviare le vostre domande, le vostre impressioni, per farci sapere come va, in modo tale che possiamo un po' interagire con voi anche se non vi vediamo. Ok, allora vi lascio al professor Luigi Cenerelli per i saluti e poi ci ritroviamo tra un attimo. Allora, grazie. La voce. Sì, ti sentiamo, eh? Sì, scusate, c'è una connessione che non è un granché, i ragazzi lo sanno. Io ringrazio tantissimo Elisa, Andrea e Luar che ci stanno Connessione che non è un supportando, granché. aiutando nell'organizzare questa giornata, che è la prima volta per la nostra scuola. Allora, come classi presenti oggi ne abbiamo, io ho perso un po' il conto perché si sono aggiunte anche all'ultimo stamattina, circa 13 classi, anche se non in modo completo. Quindi come stima io avevo calcolato circa 200-230 alunni, ora collegati siamo 166 e si stanno aggiungendo persone, quindi direi che sta andando molto bene. E allora chiederei ai ragazzi di restare collegati fino in fondo, come va chiesto Elisa, perché sicuramente varrà la pena, e di interagire con le richieste che vi verranno fatte. Queste ore contano come PCTO, come abbiamo detto, quindi poi con un po' di pazienza metterò in ordine tutti i presenti e vi troverete 2 ore di, insomma, di ex alternanza scuola-lavoro nel vostro curriculum, che male non fa. E sicuramente questo incontro è utile per i ragazzi di quinta, particolarmente per loro, perché farà da orientamento per la scelta della facoltà universitaria. E io mi fermo qui. Vi chiedo la massima collaborazione, ragazzi, sia in quello che scrivete in chat, sia nell'interagire con noi il più possibile. E ringrazio tantissimo anche i colleghi che ci hanno sostenuti in questa iniziativa. Ora lascio la parola a Elisa e Andrea. Grazie ancora.
Eccoci, allora riprendo la parola io giusto un attimo per ringraziarvi, salutare anche i colleghi insegnanti che forse eccoci, allora, ci seguono. Riprendo la parola io giusto e, un attimo per, e ora vi racconto ringraziarvi, salutare anche i colleghi insegnanti che forse eccoci, allora, ci seguono. Riprendo la parola io giusto e, un attimo per, e ora vi racconto che cos'è il Darwin Day. Colleghi insegnanti che forse sì, allora ci seguono, riprendo la parola io giusto un attimo e ora vi racconto che cos'è il Darwin Day. Colleghi insegnanti che forse sì, allora ci seguono, riprendo la parola. Spero che mi sentiate bene perché io sento un po' di ritorno di cuffia di quello che vi sto raccontando e spero che vediate bene le immagini che sto condividendo con voi. Perché io sento un po' di ritorno di cuffia di quello che vi sto raccontando. E spero che vediate bene le immagini che sto condividendo con voi. Perché io sento un po' di ritorno di cuffia di quello che vi sto raccontando. E spero che vediate bene le immagini che sto condividendo. Ok, allora, scusate l'esitazione, ma l'ho fatto per evitare un po' di ritorno di audio che sentivo. Queste immagini che vi faccio vedere servono per raccontarvi che in questo momento non siete i soli a festeggiare il Darwin Day, ma questa mappa è stata pubblicata nel 2015, poi questo sito internazionale ha smesso di fare delle mappe interattive e faceva vedere in quell'anno tutti gli eventi, gli appuntamenti Darwin Day che si facevano in giro per il mondo. E vedete che ce n'erano davvero tantissime, quasi in tutti i continenti, è rimasto fuori l'Artide e l'Antartide, particolarmente concentrati negli Stati Uniti e in Europa. In particolare in Italia quanti Darwin Day abbiamo fatto? Questa è la mappa dell'anno 2019, poi dal 2020 con l'arrivo delle chiusure per la pandemia gli eventi sono diventati molto più difficili da tracciare perché molti erano online, quindi difficili da mettere su una mappa, ma potete vedere che ce ne sono stati tantissimi in giro per l'Italia e quelli che sono rappresentati in giallo sono tutti quelli che sono stati organizzati dall'UAR, mentre in blu quelli organizzati da altre associazioni che aderiscono al Darwin Day, come le università, il CICAP e anche associazioni di divulgazione scientifica di vario genere. Perché festeggiamo il compleanno di Darwin? Allora, molti di voi sapranno chi è Charles Darwin e sapranno che è il papà di quella teoria che chiamiamo teoria dell'evoluzione per selezione naturale, che è una teoria che è riuscita, diciamo, in qualche modo a spiegare la straordinaria unità e diversità dei viventi sulla Terra, che si somigliano tutti ma che sono straordinariamente diversi, e a tracciare un po' la storia di come tutta questa diversità è comparsa sulla Terra, includendo in questo studio della vita anche proprio la storia dell'uomo. Quello che Darwin ha fatto è stato qualcosa di straordinario per la sua epoca, perché dovete immaginare che in momenti diversi della nostra storia il ruolo che la scienza ha avuto, l'importanza che la scienza ha avuto nel contribuire a darci un'idea di mondo e un'idea di vita è stato molto molto diverso e molto variabile. Per cui nel periodo in cui Darwin ha utilizzato la scienza per andare a studiare la vita, in particolare la vita dell'uomo, non era scontato che la scienza potesse essere considerata lo strumento adatto per dare queste risposte. Anzi, in realtà, proprio in quel periodo si pensava che fossero più la filosofia, la religione e altri tipi di studio adatti a darci queste risposte e che la scienza poteva dare informazioni utili fin tanto che non entrasse in contraddizione con quanto veniva detto da altre forme di sapere che utilizzavano metodi diversi di osservazione del mondo e di raccolta delle informazioni. Quello che fa Darwin è rivoluzionario non soltanto per la portata enorme della sua scoperta, ma anche perché in quel momento mette sotto gli occhi di tutti l'importanza dell'utilizzo della scienza e del metodo scientifico per raccogliere informazioni sul mondo, per trovare delle risposte, delle interpretazioni utili. Questo è stato uno di quei momenti chiave, un po' come quando Galileo, no, ha cercato di dire c'è anche la scienza a dirci come ha fatto il cosmo. E questa è la ragione per cui, non in un giorno a caso, ma nel giorno del compleanno di Darwin, noi oggi festeggiamo la scienza. Festeggiamo l'importanza dell'impresa scientifica e l'impatto che la scienza ha sulla nostra visione del mondo oggi e sulla nostra quotidianità.
Com'è che è nata la data del 12 febbraio? Il 12 febbraio è proprio il giorno in cui Charles Darwin nacque, il giorno del suo compleanno, e all'indomani della sua morte alcuni colleghi che avevano vissuto questa rivoluzione culturale che Charles Darwin aveva fatto iniziarono a incontrarsi il giorno del 12 febbraio per fare qualche sporadica conferenza di argomento scientifico proprio per festeggiare la scienza, e lo facevano in questa occasione. All'inizio del Novecento gli scienziati di tutto il mondo pensano, diciamo c'è un movimento generale che pensa che proprio per discutere la teoria dell'evoluzione per selezione naturale, le sue implicazioni e raccontarle ad un vasto pubblico, valesse la pena istituire una giornata dedicata a questo, e cosa meglio del 12 febbraio. Ma dobbiamo aspettare la fine degli anni 90 negli Stati Uniti, perché il Darwin Day diventi una ricorrenza vera e propria, si cerchi di diffonderlo in giro per il mondo come qualcosa di generale, non soltanto della comunità scientifica, e vennero incoraggiate sin da subito le società umaniste di tutto il mondo a cercare di organizzare questo evento e supportarlo in tutti i modi. Cosa sono le società umaniste? Sono quelle associazioni che ritengono che sia nell'uomo e nella sua capacità di leggere il mondo, di darsi delle regole morali e di darsi delle regole di convivenza, un po' la chiave di lettura della nostra società. Il Darwin Day arriva in Italia nel 2003 con la più grande e più importante associazione umanista che c'è in Italia, che è l'UAR. Da quel momento l'UAR non ha mai smesso di organizzare i Darwin Day, e soprattutto grazie all'UAR, che all'inizio era l'unica ad organizzarli, fino a quando poi in realtà molte altre associazioni hanno cominciato a farne, l'Italia oggi è uno dei paesi al mondo che conta più eventi di divulgazione scientifica legati a questa ricorrenza. Pertanto oggi voi siete qua online con noi, ma dovete immaginare che ogni anno nel mese di febbraio, il 12 o i giorni vicini, in giro per tutta Italia ci sono tantissimi studenti, adulti, persone varie che si ritrovano a parlare di scienza, soprattutto di quella scienza che è più controversa, più legata all'oggi, che più ci racconta qualcosa di noi e che più non abbiamo ancora capito del tutto. Un'ultima cosa vi dico: oggi noi parleremo di materiale genetico e parleremo di microbi. Noi oggi sappiamo che l'informazione per costruire un vivente si trova nel suo DNA. Da tanto tempo siamo in grado di leggere le sequenze di nucleotidi che costituiscono l'intero genoma di un organismo, ma in particolare a partire dal 2005 siamo capaci di farlo su grande scala, velocemente, con pochi soldi, e questo ci ha resi capaci di andare a cercare evidenze della presenza della vita e di andare a studiare la vita microbica proprio usando questa tecnica. Ecco perché questa cosa, che è per noi interessante, potente, che ha cambiato le nostre prospettive di studio sul mondo, è proprio l'argomento che abbiamo deciso di proporvi, chiedendo al dottor Andrea Telatin, che è un esperto, di raccontarvela, lui che tutti i giorni queste tecniche le usa. Vi segnalo qui in questa immagine che l'MIT, che è un'importante istituzione università americana, ha fatto nel 2005 un fumetto nel quale proprio raccontava come era fatto il DNA dei microbi e come in una qualche misura si può manipolare, proprio per cominciare a raccontare queste cose ai ragazzi delle scuole secondarie. E vi racconto che dopo questa lezione, questa chiacchierata che faremo oggi, se la bioinformatica vi ha incuriosito, se il mondo dei microbi vi ha incuriosito, noi vi abbiamo messo a disposizione 3 esperienze che potete fare da soli, oppure potete farle insieme alla vostra classe, al vostro insegnante, per provare anche voi a fare un po' di bioinformatica in piccolo, ma proprio la stessa che fa il dottor Telatina, e magari vedere se provando a farla vi piace, se scoprite qualcosa di interessante. Ok, io vi ringrazio moltissimo, e ho concluso la mia introduzione e lascio la parola al dottor Telatin, che adesso di tutte queste cose vi racconta molto di più e molto meglio. Grazie dell'introduzione, grazie dell'invito naturalmente, e buon pomeriggio a tutti. Allora, adesso provo a condividere anche il mio schermo. Dunque, spero si veda bene. Oggi pomeriggio vorrei provare a raccontarvi che cos'è il microbioma umano e perché tantissimi gruppi di ricerca in tutto il mondo lo stanno studiando a fondo. E si tratta di un ambito che è comparso da poco nel panorama internazionale, vedremo come. E si lega abbastanza bene alla ricorrenza che Elisa vi ha raccontato, che è Darwin Day, perché ci sono
pochi organismi che si prestano bene come i batteri per capire i meccanismi evolutivi, e purtroppo qualche volta ce ne danno delle lezioni abbastanza importanti, vedremo anche in questo caso qualche esempio. Inizio con dirvi dove lavoro. Dunque, io lavoro in Inghilterra, in particolare in una cittadina a nord-est di Londra che si chiama Norwich, che ospita, oltre all'università, un parco tecnologico che si chiama Norwich Research Park, che contiene diversi istituti di ricerca, fra cui il Quadram Institute Bioscience, che è un istituto un po' particolare perché si occupa di una piccola fetta di tematiche, ed in particolare delle interconnessioni tra cibo, batteri e salute, batteri patogeni del cibo, ma anche batteri appunto che costituiscono il nostro microbioma intestinale. Dunque, il viaggio alla scoperta di batteri è iniziato molto tempo fa, e allo stesso tempo è utile ricordare che per molti, molti, molti anni l'uomo ha vissuto in un pianeta colonizzato da batteri senza avere la più pallida idea che ci fossero, perché si tratta di appunto di microorganismi, quindi di organismi non visibili ad occhio nudo. I microorganismi sono genericamente tutti gli organismi che non possiamo vedere, e sono di tipi molto diversi tra di loro. Alcuni sono eucarioti, come i lieviti, altri sono cellule batteriche, e oggi li distinguiamo in due tipi diversi, gli eubatteri e gli archea, altri sono virus, e forse non tutti sanno che alcuni virus infettano i batteri e non le cellule eucariotiche o gli organismi pluricellulari come piante e animali, che sono quelli che forse in questo momento ci stanno dando più fastidio. Tutti questi esseri sono stati identificati per la prima volta al microscopio, quando il microscopio è stato inventato nel 1600, e con l'osservazione dei microorganismi nasce la microbiologia. Qualche secolo dopo inizia a comparire una teoria che collega alcune patologie alla presenza di microorganismi, quindi si identificano nel 1800 alcuni batteri patogeni. Non solo batteri, in realtà, anche eucarioti, comunque organismi unicellulari, invisibili, responsabili di malattie. E nel 1940 è stato scoperto il primo antibiotico. Tutto questo per dire che il nostro far conoscenza con i batteri è stato all'insegna di connotazioni negative. Quindi, quando abbiamo iniziato a capire che i batteri esistevano, e l'arco temporale è abbastanza lungo, e dovete pensare che, come tutte le scoperte, può essere fonte di controversie all'inizio, quindi per tante decadi molti scienziati erano abbastanza scettici nel voler credere che alcuni batteri fossero effettivamente causa di malattie. Quando però questa cosa ha preso piede sia nella comunità scientifica che nell'opinione pubblica, è nato un concetto molto positivo, che è il concetto di igiene, e cioè che la pulizia del nostro corpo, dei nostri ambienti e degli ambienti in cui prepariamo il cibo o quando laviamo la biancheria, per esempio, possono mantenerci al riparo da brutte infezioni. E istantaneamente è nata la paura dei batteri, quindi la microbiofobia. Come vedete, questo è una specie di focus del secolo scorso, quindi una rivista popolare di divulgazione per il grande pubblico, e ci sono storie in cui si parla di persone che si continuano a lavare le mani, e quindi organismi che noi non riusciamo neanche a vedere, nel momento in cui li scopriamo e iniziamo a capire che cosa possono fare, e cambiano anche il nostro comportamento. Anche in questo caso è inutile che sottolinei quanto nella nostra vita quotidiana ci siano prodotti che si propongono come antibatterici, e in alcuni casi sono molto utili, come quelli che usiamo per disinfettare le mani
soprattutto adesso in questo periodo di pandemia, ma in altri casi potrebbe essere non necessario avere, che ne so, detersivi per i pavimenti che uccidono il 99,9% dei batteri, che è una cosa che di solito si sente dire. E questo è stato il nostro sguardo nei confronti dei microbi per tanto tempo. Non tanto in laboratorio, ma nella percezione popolare, il batterio come un nemico della salute umana è un paradigma che è rimasto per tanti anni. Negli ultimi 10 anni, 5 anni in particolare, è successo qualcosa di diverso, e cioè sempre a livello di pubblicità e di comunicazione per il grande pubblico si è iniziato a parlare di alcuni microorganismi che invece hanno potenzialmente effetti molto positivi per la nostra salute. Quindi quello che una volta era lo yogurt adesso è diventato un brodo di lieviti importanti o di batteri importanti per la nostra salute. Io potrei quasi quasi fermarmi qui, se Elisa vuole sottomettervi. Allora, dopo questa piccola introduzione, diciamo dopo questo inizio, noi siamo curiosi di sapere cosa ne sapete voi dei batteri. Cosa sapete di eventuale microbioma, quali sono le idee che voi avete prima di partire a scoprirle ancora di più. Magari ci stupirete con gli effetti speciali. Allora, nella nostra chat di YouTube, adesso trovate il link a un forum di Google nel quale voi potete entrare in modo perfettamente anonimo, darci le vostre risposte. Noi vi diamo 2 o 3 minuti, sono tutte risposte a crocette, molto veloci, dovete rispondere con quello che sapete senza andare in cerca di informazioni varie, perché poi tra un attimo le guardiamo insieme e vediamo di commentarle insieme ad Andrea, vediamo cosa ne sapete già prima di proseguire e raccontarvi tutto il resto. Allora, vediamo se avete ricevuto il link. Ecco, avete ricevuto tutti i link, quindi basta che ci clicchiate sopra, trovate pubblicato da URIT il link per il primo sondaggio. E qualcuno addirittura conosce i batteriofagi, quindi ne sappiamo tanto, per cui cliccate sul link e fateci sapere cosa sapete già. Vi diamo 4 minuti, buonasera a tutti, vi diamo 4 minuti e tra un po' guardiamo i vostri risultati. Io li seguo in diretta. Andrea, vedi se vuoi proseguire, poi ti interrompo di nuovo, oppure se intanto aspettiamo qualche minuto che i ragazzi ci rispondano. Beh, possiamo lasciare un minuto intanto. Se avete difficoltà con il link, ragazzi, scriveteci nella chat e partecipate il più possibile perché noi siamo molto curiosi. Ti serve l'autorizzazione? Subito adesso modifico le impostazioni. Grazie. Allora, avete ragione, potete farlo tutti adesso. Riprovate. Dovrebbe essere accessibile a tutti. Fatemi sapere se funziona. Ok, ora è accessibile, grazie per il feedback e quindi adesso aspettiamo le vostre risposte. Grazie mille. Abbiamo già un prode che ha consegnato le sue risposte e quindi gli altri... Sì che leggiamo questa chat. Dov'è il link? Qualcuno di voi si è perso il link. Allora, scorri, sicuramente il link vi è stato mandato a chi ci sta seguendo da YouTube. Chi invece ci segue da Facebook probabilmente in realtà si è perso il link. Allora, chiedo alla nostra regia se è possibile mettere il link anche per gli utenti che ci seguono da Facebook, così... Sì, leggiamo la vostra chat, Giuseppe, però non abbiamo mandato il link. Per cui ora vi mandiamo il link anche lì. Benissimo, il link adesso è arrivato anche lì e quindi siamo in attesa delle vostre risposte. Salgono, sono già i primi 20 che sono arrivati. Quindi voi siete in tantissimi, aspettiamo un altro po', così vediamo cosa ci raccontate.
Allora, immagino che ne abbiate fatti tanti, per cui sappiate già, quando trovate che nella scelta multipla ci sono le palline, dovete scegliere una sola risposta. Quando ci sono i quadratini, ne potete scegliere tanti quanti ne volete voi, da uno a tutti. Ok, ma vedo che già siete intervenuti facendo bene. Bravissimi, siamo a 83 risposte, quindi state andando velocissimi e sono in crescita. Ve la state cavando alla grande. Allora, abbiamo fatto 100. Io aspetto altri 2 minuti e poi cominciamo a guardare le vostre risposte mentre gli ultimi rispondono, così le commentiamo insieme in diretta e vediamo cosa sappiamo già di questi batteri che sono sullo scaffale del supermercato ormai e ce li vogliono rifilare in tutti i modi. Allora, vi condivido le vostre risposte mentre arrivano. Ok, ora dovreste vedere, oltre alla mia faccia, le vostre risposte, quelle che state dando in questo momento in diretta, mano a mano che arrivano. Ok? Allora, la prima domanda che vi abbiamo chiesto è: la gran parte dei batteri provoca malattie, meglio evitarli il più possibile, vero o falso? L'85% di voi dice falso, una piccola fetta dice vero. Io direi che hanno ragione quelli che dicono falso, perché in realtà non sappiamo quanti, ma solo una piccola parte dei batteri è responsabile per patologie, mentre invece tantissimi batteri fanno molto altro, tra cui non avere a che fare con noi, oppure avere a che fare con noi in modo mutualistico, oppure addirittura in modo che per noi porta beneficio. Dopodiché vi abbiamo chiesto, secondo le stime più recenti, quanti diversi tipi di batteri sono stati scoperti fino ad ora sulla Terra. Allora, questa è una domanda difficile che volevo un po' introdurre quello che poi Andrea vi racconterà, perché tipi diversi di batteri, non solo è difficile sapere quando un batterio è diverso dall'altro, ma anche raggrupparli in tipi e in gruppi. Per cui ci sono tantissime idee diverse su come raggruppare i batteri, se usare il concetto di specie come per gli animali più grandi o usarne un altro, però quello che sappiamo è che se li mettiamo in gruppi distinti, come anche voi avete visto bene, sono tanti, quindi in pochissimi hanno risposto che sono centinaia di gruppi, vanno per la maggiore migliaia, milioni e miliardi. Se noi pensiamo a quelli che conosciamo già, che sono stati scoperti fino adesso sentiamo Andrea cosa dice. Io direi che una buona stima, in accordo con le pubblicazioni recenti, è quella dei milioni, anche se qualcuno presume che in realtà siano miliardi, perché non li abbiamo scoperti tutti. Ovviamente cambia molto in base a come decidete di classificarli, e io so che Andrea vi parlerà un po' di questa cosa, vero? Quindi non so se vuoi commentare subito, lasciamo le sorprese a più tardi. No, possiamo discutere più tardi, comunque... Sì, commento di Elisa è più che pertinente, va benissimo. Poi vi abbiamo chiesto quali di questi lavori sono abitualmente svolti dai batteri. Allora, per ognuno di questi lavori, per esempio, aiutare le mucche a digerire la cellulosa, per 83 su circa 167 che hanno risposto, quindi per la metà di voi, la risposta era corretta, la metà di voi sottostima le loro capacità. E poi vi abbiamo chiesto se producono insulina per i diabetici. Qua soltanto 45 di voi lo pensano, eppure è esattamente quello che fanno. Quasi tutti siete convinti che trasformano il latte in yogurt e kefir, e su questo avete ragione. Depurano le acque urbane per 58 di voi, e effettivamente sono i protagonisti della depurazione delle acque reflue urbane. Vi anticipo già che la risposta a tutte queste, funzioni è che è vero, sì, lo fanno proprio i batteri abitualmente. Contribuiscono alla regolazione del nostro umore solo per 24 di voi, i più temerari o forse i più ben informati, ma anche su questo tornerà a parlarvi Andrea. Rende residui di legno fermentabili e quindi utilizzabili come fonti di biocarburanti? Assolutamente sì, la metà di voi più o meno se ne è fatta un'idea. Può costruire un film che protegge la nostra pelle dall'arrivo di altri patogeni? Per 56 di voi, un quarto, e assolutamente sì, quindi attenzione a mantenere l'igiene, ma attenzione anche a non disturbare troppo i batteri che ci aiutano. Digerire le microplastiche, per 75 di voi. Allora, questa è una domanda un po' tricky, nel senso che lo sanno fare, lo fanno, però non sono tantissimi a farlo, quindi sono dei batteri un po' di nicchia.
Degradare le macchie di carburante sversate negli oceani, solo 49 di voi gli danno questa fiducia, eppure le più grandi macchie dovute a disastri ecologici più recenti, come quella per esempio del Golfo del Messico, stanno scomparendo proprio grazie ai batteri che se le mangiano. E quindi influire sullo sviluppo di un piccolo umano dopo la sua nascita, 55 di voi l'hanno pensato, sono sicuro che Andrea commenterà, perché oggi sappiamo che c'è una bella differenza su tanti punti di vista tra i bambini che sono nati in un ambiente col parto cesareo oppure col parto naturale, in un ambiente più o meno sterile, in base ai batteri che incontrano subito dopo che sono nati. Allora, quanti batteri ci sono nel corpo umano? 26 di voi dicono circa tante cellule batteriche quante cellule umane. Allora, questa nelle pubblicazioni più recenti sembra essere in realtà una risposta giusta. C'è un mito a lungo perseguito che ci sono più cellule batteriche che cellule umane nel nostro corpo, forse è vero, ma forse oggi si pensa quel numero non è così diverso del numero di cellule umane. Non so se voi i batteri li avete sovrastimati o sottostimati, ma sì, se pensate a voi stessi siete dei begli ecosistemi che portano in giro batteri. Ci sono migliaia di diverse specie batteriche, scusate qua non leggo più la domanda. Comunque la risposta è che anche in questo caso erano vere tutte e tre. Ci sono migliaia di diversi tipi di specie batteriche, penso che fosse che vivono nel nostro intestino, e questo è vero, e ci vivono circa 10 alla 13 batteri, è anche vero. La parola microbioma ti è familiare, questo è interessante per quello che Andrea sta per raccontarvi, la trova spesso online il 9% dei ragazzi, il 32% non l'ha mai sentita, quindi un terzo del nostro audience, diciamo, sarà una cosa completamente nuova. Il 30% la legge sui giornali e le riviste, perché effettivamente oggi di microbioma si parla tantissimo, e un altro 30% forse ne sa tanto perché ne ha parlato a scuola. Allora, grazie per averci risposto e averci dato le vostre idee, e vediamo come adesso, parlando con Andrea, magari cambierete un po' prospettiva e arricchirete queste cose che sapete già. Sì, in effetti mi fa molto piacere sapere qual è la vostra aspettativa e soprattutto quanti di voi hanno sentito parlare di microbioma, perché in effetti tutti i ricercatori sono sempre molto contenti di raccontare quello che fanno in laboratorio. Nel caso del microbioma però il mio entusiasmo viene un po' frenato dal numero di informazioni fuorvianti o non accurate che si trovano online. E quindi cerco di trattenere l'entusiasmo per sottolineare quanto sia importante mettere nel giusto contesto le informazioni che arrivano, ma poi faremo qualche esempio magari. Quindi oggi siamo arrivati appunto alla microbiomania e non lo vedete, ma la stellina che c'è in basso è un premio che ha istituito un professore americano che si chiama Overselling the Microbiome Award. Quando quindi sui titoli di giornale, sulle press release di qualche università o sui siti internet, studi veri, seri, fatti in laboratori di ricerca vengono raccontati in una maniera molto fuorviante, quindi le conclusioni che lo studio propone sono di solito molto modeste, molto circoscritte e vengono disseminate come se fossero verità scientifiche molto più robuste e magari addirittura con conclusioni completamente scorrette. Quindi vedremo come difenderci da questo problema. Comunque, fino adesso nell'introdurre la nascita della microbiologia volevo sottolineare il fatto che quella è stata una rivoluzione. Per la prima volta si è riusciti a vedere dei microorganismi di cui prima si ignorava l'esistenza. Tuttavia, limitarsi ad osservarli è molto limitativo, perché significa che dobbiamo prelevare dei campioni dove questi organismi vivono abitualmente e limitarci a vedere che cosa combinano. In laboratorio ci piace poter fare degli esperimenti, quindi poter testare delle ipotesi. La seconda rivoluzione della microbiologia è avvenuta quando abbiamo imparato a coltivare, così si dice, i batteri in laboratorio. Probabilmente alcuni di voi lo fanno anche a scuola, nei laboratori pomeridiani. Quello che vedete nella foto si chiama piastra Petri o piatto Petri. È un piatto ricoperto da una gelatina ricca di nutrienti dove si possono far crescere i batteri. Quando si seminano i batteri non li si vedono perché sono invisibili, però proprio perché questa gelatina è
fornisce attrito, i batteri non si muovono come se fossero in una soluzione acquosa, lasciandoli crescere il giusto tempo, dopo un po' si vedono queste palline che sono le colonie, ovvero un batterio si divide ogni 20, 30, 40 minuti e con un processo esponenziale, dopo un giorno, due giorni, abbiamo miliardi di batteri sulla nostra piastra e quindi la singola cellula batterica che abbiamo seminato diventa una pallina isolata. E questa è stata la seconda rivoluzione. Abbiamo potuto prendere alcuni batteri, perché non tutti siamo riusciti a coltivarli in laboratorio, bisogna trovare le condizioni giuste per poterlo fare, ovviamente, di temperatura, di nutrienti e di molte altre cose. Ed è lì iniziata una grossa rivoluzione di scoperte fatte sui batteri e di scoperte fatte con i batteri, perché i batteri sono anche delle macchine molto efficienti per produrre proteine, per esempio. Quindi la maggior parte degli studi di genetica che facciamo, anche legati alla genetica umana, in realtà passano attraverso i batteri per un qualche passaggio, perché sono appunto delle macchinette molto facili da programmare, riusciamo a infiliarci del DNA e riusciamo a far produrre loro delle proteine che ci risultano interessanti. Il problema è che nessun batterio nel nostro pianeta si trova mai da solo. Tutti i batteri lavorano in comunità con altre specie batteriche vicine, e quindi le nostre conoscenze di microbiologia continuavano ad aumentare, ma erano conoscenze un po' artificiali. Quello che non si riusciva ad avere con la coltivazione di batteri, perché tutte le coltivazioni che facciamo sono tendenzialmente pure, cioè seminiamo in una piastra una sola specie di batteri o al massimo due in condizioni controllate, quello che non si capiva era qual era la foto di famiglia, la foto di gruppo. E è servito l'avvento di nuove tecnologie per poter arrivare a studiare questo quadro. Ora, a livello di termini, una comunità di microrganismi che vive in una certa nicchia si chiama microbiota, mentre il microbioma è l'insieme di tutti i geni che contengono questi batteri. Tuttavia, come spesso accade, le definizioni vengono talvolta trascurate nella narrativa, e quindi la parola microbioma è diventata molto più popolare, quindi spesso si usa la parola microbioma per parlare del microbiota. E io ho fatto lo stesso nel titolo della presentazione, perché appunto ormai l'uso è abbastanza ambiguo, quindi non c'è più verso di provare a raccontare le definizioni giuste. Quindi, che cos'è il microbioma? Dunque, il microbioma, abbiamo detto che è l'insieme di geni contenuti nei microrganismi che vivono in una certa nicchia. La nicchia può essere un sasso nel nostro giardino, può essere una zolla di terra, oppure può essere un altro organismo. In particolare, appunto, ci sono dei batteri che si sono adattati evolutivamente a vivere in relazione con animali, piante e in particolare anche con l'uomo. In particolare il mio istituto e quindi anche la mia presentazione si occupa di una nicchia particolare, che è il microbioma intestinale. I batteri ci sono nella maggior parte dei siti del nostro corpo, ce ne sono ovviamente sulla pelle, ce ne sono nella bocca, e penso che sappiate che qualche volta, per esempio, possono causare o la carie o alcune infezioni della pelle. Ma il microbioma intestinale, fra i tanti microbiota che hanno giustamente ricevuto tantissima attenzione negli ultimi anni, è quello che è diventato più famoso, in parte perché è un argomento che si presta facilmente ad essere raccontato, perché è ha un collegamento diretto con la nostra salute, e in parte perché effettivamente abbiamo scoperto che fra i tanti microbiota associati alla nostra specie è quello che sembra avere più implicazioni con la nostra salute. Io vorrei introdurre quindi uno studio che è stato fatto diversi anni fa e che fra i tanti studi pionieristici è quello che mi piace di più, perché racconta diversi concetti legati a questi studi e alle difficoltà di fare studi che ci raccontino qualcosa. Dunque, qui vedete due cartine geografiche degli Stati Uniti d'America, in cui ci sono due fenomeni diversi messi a confronto. Da una parte c'è la prevalenza dell'obesità negli adulti, queste sono cartine del 2010, e nell'altra cartina vedete
quanto facilmente, o meglio, quanto frequentemente venivano prescritti gli antibiotici, questo utilizzando le, come si può dire, le, i registri elettronici del, dei medici americani. Ora, sembra esserci una buona sovrapposizione fra la prevalenza dell'obesità e l'aumento, in termini relativi, della prescrizione di antibiotici. Questo tipo di osservazioni è molto comune e molto spesso può essere fuorviante. Il fatto che uno veda una correlazione non implica che ci sia una correlazione. Qualche volta è soltanto una correlazione spuria dovuto al fatto che abbiamo campionato troppi pochi siti o troppe poche o abbiamo troppe poche informazioni per poter vedere che effettivamente all'aumentare del numero, all'aumentare del campionamento, quella correlazione che sembrava esserci inizialmente non c'è più. La seconda cosa da ricordare è che quando noi vediamo una correlazione non implica che ci sia una causalità. Può esserci un fattore che influenza tutti e due i fenomeni che vediamo, oppure può essere che sia il fenomeno B a influenzare A e non viceversa. Però questo ha posto le basi per fare degli studi e capire se ci fosse una correlazione fra l'uso di antibiotici e l'insorgenza dell'obesità nella nostra specie. Gli studi da fare. Quando si vuole fare uno studio su, sul microbiome umano è piuttosto difficile farlo nella nostra specie perché bisogna reclutare dei volontari e bisogna chiedere loro di attenersi a delle diete controllate, di solito lo possono fare per un periodo limitato della loro vita, spesso una settimana, ne facciamo anche nel mio istituto di questi studi e molto verosimilmente i volontari avranno un pasto controllato e poi la sera magari mangiano a casa, quindi ci sono molti fattori che confondono i risultati, in più i numeri sono sempre limitati, non si hanno mai centinaia di persone, o meglio si hanno qualche volta ma non spesso centinaia di persone che possono fare la stessa cosa per verificare un'ipotesi. Quello che si può utilizzare però è utilizzare dei modelli, in questo caso il modello murino, quindi i topini di laboratorio. E nel 2006 è stato pubblicato questo articolo nella rivista Nature in cui si è andati a valutare cosa succedeva a livello di microbioma intestinale e di obesità. Come è stato fatto? Dunque, esistono dei topi, modello, delle linee di topi, che sono geneticamente predisposte a sviluppare obesità. Quindi noi abbiamo delle gabbie con topini normali, magri, e delle gabbie con topini obesi, perché geneticamente hanno una mutazione che li porta ad accumulare molto più grasso, anche se nutriti con la stessa dieta dei topi di controllo. Dopodiché abbiamo preso, e questa è la seconda riga orizzontale, insomma la riga dei riceventi, abbiamo preso dei topi geneticamente identici, divisi in due gruppi. Sono topi normali, tendenzialmente non svilupperebbero obesità, ma sono topi particolari, ovvero sono stati fatti nascere con parto cesareo e quindi sono topi senza alcun microbioma, sono topi completamente sterili. Questo organismo, che è fondamentale per gli studi sul microbioma, viene chiamato appunto topo gnotobiotico, senza altre forme di vita associate. Però i loro intestini, che sono quindi sterili, sono stati colonizzati con feci provenienti da donatori in un gruppo con feci provenienti dai topi normali e nell'altro gruppo con feci provenienti dai topi obesi. Sono stati nutriti con la stessa dieta per 2 settimane e il risultato, che all'epoca è stato sorprendente, è che a parità di dieta i topi che hanno ricevuto il microbioma dei topi obesi sono a loro volta diventati obesi. E questo è uno dei tanti risultati simili che si sono ottenuti facendo studi con topi gnotobiotici e che ha aperto la strada per tantissimi studi sul microbioma umano, per un motivo molto semplice. Quello che noi sappiamo è che alcune nostre condizioni sono dovute al nostro patrimonio genetico, ma il nostro genoma non si può cambiare, mentre il microbioma sì. E quindi l'interesse per gli studi sul microbioma è diventato altissimo. Il problema è che
anche l'interesse dell'opinione pubblica, come dicevo, è altrettanto alto, e quindi ci sono persone che o non molto competenti o completamente senza scrupoli tendono a spacciare per verità alcuni consigli nutrizionali molto discutibili, e quindi il mio consiglio è di essere sempre molto cauti e di ascoltare il parere di degli esperti, di vedere se effettivamente quelle informazioni sono delle valide indicazioni, diciamo, terapeutiche o nutrizionali, oppure sono soltanto delle supposizioni che sono ancora oggetto di tante ricerche. Adesso accenno, e questa è la parte un po' più complicata della presentazione, ma è anche opzionale, quindi è soltanto per, diciamo, per quella fetta di persone che già conosce il microbioma, e quindi se no si annoierebbe. Vi presento un paio di, anzi una figura sola probabilmente, di uno studio che è stato fatto sull'associazione tra microbioma e dieta. Perché lo studio sui topini è bello, ma è, come tutti gli studi sui topi, può essere poco trasferibile alla salute umana, per tanti motivi. Quindi quello che è stato fatto è stato di prendere degli individui di popolazioni diverse che hanno stili alimentari diversi e di confrontare il loro microbioma intestinale. Poi vedremo come si fa a capire, a leggere questo microbioma intestinale. Per il momento fidatevi del fatto che si può prelevare una piccola porzione del microbioma intestinale, si può analizzare e si può produrre una specie di impronta digitale. Noi possiamo poi confrontare tutte le impronte che raccogliamo e metterle in un grafico in cui impronte simili appariranno vicine. Questo è un altro studio comparso su Nature, in cui sono state prese tre popolazioni abbastanza interessanti. Una sono adulti americani degli Stati Uniti d'America, e sono i pallini blu. Un'altra sono, chiamati qui Amerindians, sono venezuelani provenienti da due villaggi rurali, quindi piuttosto poveri e con una dieta semplice e tradizionale, diciamo non occidentalizzata, e abitanti sempre di due villaggi del Malawi, quindi in Africa centrale. La cosa interessante è che queste tre popolazioni, geograficamente molto distanti, se confrontate dal punto di vista del loro microbioma intestinale, sembrano non essere così diverse, ovvero i venezuelani e la popolazione africana hanno impronte digitali del microbioma che si sovrappongono abbastanza bene e sono completamente diverse dal microbioma intestinale degli statunitensi. E questa è una prima indicazione molto interessante, perché la componente geografica ha un'importanza relativamente bassa. Probabilmente altre cose, come lo stile di vita, in particolare l'alimentazione, hanno un'importanza più alta nel dare una forma diversa al nostro microbioma intestinale. Adesso vi mostro un altro grafico difficile, ma vi assicuro che il suo significato in realtà è piuttosto semplice. Allora, questi sono gli stessi individui di prima, quindi lo studio in cui sono stati presi adulti statunitensi, che sono quelli in blu, del Malawi in rosso e venezuelani in verde. E qui vedete che si è cercato di capire quali geni, quali enzimi sono prevalenti nel microbioma di ciascun donatore. E sono stati colorati con una scala che va dal giallo, dove sono più abbondanti, al blu, dove sono meno abbondanti rispetto alla media. E quello che vedete è che enzimi come la alfa-amilasi, che servono a degradare i carboidrati complessi, sono più abbondanti, quindi in giallo, nelle popolazioni rurali, diciamo, quindi dei villaggi che si nutrono effettivamente prevalentemente di vegetali e hanno una dieta prevalentemente basata sul mais. Viceversa, dall'altro riquadro rosso, vedete che gli adulti statunitensi hanno un arricchimento in enzimi che servono a degradare gli zuccheri semplici, quindi non i carboidrati complessi, ma gli zuccheri semplici più comunemente trovati, che si trovano più facilmente in una dieta cosiddetta occidentalizzata, dove abbiamo molto cibo processato, dove c'è la tendenza ad aggiungere zuccheri semplici un po' dappertutto, anche nei wurstel, anche nel pane, quindi anche dove non se lo aspetterebbe. E questo probabilmente spiega la differenza nel microbioma, cioè quello che noi diamo da mangiare ai nostri microbi
è un terreno selettivo e quello che viene nel nostro intestino è di fatto un esempio di selezione darwiniana, nel senso che alcuni batteri vivranno meglio, si moltiplicheranno di più e altri di meno, a seconda di quello che noi diamo loro da mangiare. E questi sono soltanto due articoli però, e uno è anche molto vecchio, del 2006. Quando vi dicevo che la ricerca sul microbioma è esplosa, non era un modo di dire, effettivamente è stata una crescita esponenziale. Il primissimo articolo sul microbioma intestinale è stato pubblicato nel 1999, quello dei topini è del 2006, e come vedete il numero di studi che si trovano in banca dati, quindi gli articoli pubblicati in riviste scientifiche che contengono la parola microbioma nel titolo o nel riassunto, è esploso, e questo è un grafico non aggiornatissimo, ma già nel 2018 ce n'erano più di 10.000. Sì, il 2021 è appena iniziato e ci sono già centinaia di articoli in banca dati soltanto pubblicati nel 2021. Quindi adesso la domanda è: come si fa a leggere il microbioma intestinale? Che cosa vuol dire leggerlo? E rispondere a questa domanda è anche un po' rispondere perché lo chiamiamo microbioma e non microbiota. Il motivo è che effettivamente noi non guardiamo più le cellule ad occhio nudo, non guardiamo più delle fotografie, ma quello che ci interessa molto di più è il contenuto genetico della popolazione di batteri che vive in un certo sito. E quindi la terza pietra miliare della microbiologia è stato proprio il poter prendere un campione di microbiota, sminuzzarlo con dei mezzi meccanici per rompere le cellule, rompere la parete cellulare, estrarre gli acidi nucleici e studiare solo quelli. Il grande vantaggio rispetto alle pietre miliari precedenti è che non occorre coltivare i batteri, quindi anche quelli che non riuscivamo a coltivare prima entrano adesso nel panorama di batteri che possiamo studiare, e quindi possiamo vedere esattamente le proporzioni di batteri che ci sono diciamo in natura, in condizioni fisiologiche, non le alteriamo di passarli in coltura in laboratorio. Ma come si fa quindi a leggere questa diversità batterica? E questo un po' risponde anche alla domanda di quante specie batteriche ci sono, perché certamente il concetto di specie batterica non può essere lo stesso che utilizziamo per gli organismi superiori, cosiddetti o pluricellulari. Quindi, quello che ci viene comodo ricordare è che tutte le cellule hanno i ribosomi. I ribosomi sono le strutture deputate alla sintesi delle proteine. E se vi ricordate, i ribosomi sono a loro volta delle molecole di RNA con delle proteine accessorie. Quello che ci interessa in questo momento sono le molecole di RNA. Ogni ribosomo è formato da due subunità, e quindi ci sono due catene di RNA, una grossa e una più leggera. Queste catene di RNA sono a loro volta codificate da geni del genoma, quindi ci sono dei geni nel genoma che codificano queste catene di RNA. Ora, il ribosoma è il sancta sanctorum, è importantissimo che funzioni correttamente, e questo fa sì che, uno, tutte le cellule ce l'abbiano, e due, sono poco tollerate le mutazioni in questi geni, perché se i ribosomi smettono di funzionare, la cellula non può crescere, non può sintetizzare le proteine. E qui entra anche in gioco la disciplina di cui mi occupo io. Io vi ho accennato all'inizio che sono un bioinformatico, ovvero io non coltivo i batteri in laboratorio, ma analizzo i dati che vengono prodotti dai miei colleghi, analizzo in particolare le sequenze di DNA che vengono ottenute dagli studi di microbioma. Ora, qui vedete nella parte alta della slide un pezzettino della sequenza della subunità corta dei ribosomi dei batteri. Questa sequenza è così interessante che è stata scelta come l'etichetta per capire se un batterio è di una specie oppure di un'altra specie. Quindi quando, già prima di studiare il microbioma, un laboratorio isolava un batterio nuovo, la prima cosa che faceva era sequenziare per intero il gene 16S, quindi il gene della subunità corta del ribosoma, e depositarlo in una banca dati. Ad un certo punto abbiamo quindi avuto una bella collezione di geni 16S, che codificano per la subunità corta dei ribosomi,
e li abbiamo confrontati tra di loro. Confrontare sequenze è una delle cose che si fa con algoritmi bioinformatici. Ora, il grafico che vedete qui vi dice quanto una posizione di quel gene è conservata, ovvero quanto tende a non variare nella popolazione di tutti i 16 S presenti in banca dati, o quanto è poco conservata, quanto è variabile. Quindi vedete che c'è in ordinata la percentuale di identità di sequenza. Se è molto alta significa che quella regione tende a non variare, come in questo caso. Se è molto bassa significa che quella regione tende a variare molto. La spiegazione funzionale è che il ribosoma, appunto, è una catena di RNA ripiegata e ci sono alcune porzioni dell'RNA che sono molto importanti perché si vanno ad appaiare ad altre porzioni dell'RNA con dei legami deboli, e altre regioni che sono invece, diciamo, delle anse, quindi sono soltanto delle porzioni di collegamento e quindi sono più accomodanti quando si tratta di accettare mutazioni. È molto più probabile che una mutazione che accade in una regione di collegamento non sia letale, mentre è molto più probabile che se una mutazione cade in una regione conservata sia letale, non possa essere tollerata, e quindi nella diversità di tutte le sequenze che abbiamo in banca dati ci sono delle regioni molto molto poco conservate, che noi chiamiamo ipervariabili, e delle regioni molto conservate. E questo è fantastico, perché noi siamo tutte e due. Noi vogliamo le regioni ipervariabili per poter discriminare la diversità di batteri. E quindi quando io trovo una certa sequenza, qui per esempio V3, la terza regione ipervariabile, quando troviamo una certa sequenza sappiamo che quello è Escherichia coli o che è Salmonella enterica. Viceversa, se noi sequenziassimo questa regione, probabilmente troveremmo la stessa sequenza per la maggior parte dei batteri, ci direbbe poco. E quindi quello che noi riusciamo a fare è, quando rompiamo tutte le cellule di un microbiota, leggiamo tutte le sequenze della subunità corta che ci sono, tutte le sequenze 16S, le mettiamo in una banca dati e poi le contiamo, perché alcune sequenze saranno uguali. Se io ho 1000 cellule della stessa specie, la loro sequenza della subunità corta del ribosoma sarà uguale. Se ne ho 500 di un'altra specie, anche in quel caso conterò 500 sequenze uguali di quella specie. Quindi qui si può poi ottenere un grafico a torta in cui posso avere un'idea della composizione del microbioma in un certo sito. Quindi a livello sperimentale quelli che ottengo sono delle sequenze che non hanno un nome. Poi, facendo un'analisi bioinformatica come quelle che potreste fare anche voi da casa seguendo i tutorial che vi ha suggerito la professoressa Cortezzani all'inizio, potete verificare che alcune sequenze assomigliano ad alcune specie piuttosto che ad altre tramite un confronto della loro similarità con quello che c'è in banca dati. E alla fine quello che si fa è prendere una serie di campioni che appartengono ad una popolazione, per esempio i topi obesi, e una serie di campioni che provengono da un'altra popolazione di donatori, per esempio i topi magri, e si valuta se alcune specie sono sono presenti in quantità molto diverse in una popolazione rispetto all'altra. Per esempio, per quanto riguarda l'obesità, si è visto che alcuni batteri sono associati al peso normale con maggior probabilità rispetto che all'altra popolazione di topi obesi. Viceversa, altri batteri sono molto più presenti nei topi obesi che non nei batteri di taglia normale. Va ricordato che noi siamo mentalmente poco preparati a studiare comunità batteriche, perché per tanti secoli abbiamo studiato i batteri singoli, quindi ancora oggi la tentazione di dire questo batterio fa bene o questo batterio fa male è molto forte, ma non è assolutamente così. I batteri sono una comunità, vivono insieme e si scambiano metaboliti dall'altro, quindi quello che è sicuramente importante è che la comunità sia bilanciata, e sarebbe sbagliato pensare che alcuni batteri siano sempre benefici e altri siano sempre nocivi. Tant'è che un concetto che invece stiamo capendo un po' di più è che quello che ci serve è un equilibrio nella nostra comunità di batteri.
E un indicatore della salute del nostro microbioma intestinale è la diversità di specie che possiamo avere nel nostro intestino, ovvero sembra abbastanza consolidato che le persone che hanno un intestino in salute hanno tante specie di batteri, mentre quando abbiamo poche specie di batteri, una scarsa biodiversità, siamo più proni ad avere qualche forma di o di malattia o di fragilità. E anche questo è abbastanza facile da pensare in termini evolutivi, perché se voi avete una comunità con tante specie, è molto difficile che una nuova specie possa colonizzarle e diventare prevalente. Se invece avete una comunità con poche specie e con bassa biodiversità, può succedere che un batterio, non necessariamente patogeno, ma lo può diventare proprio perché cresce tanto in un contesto dove è poco controllato e quindi la sua crescita anomala, diciamo, può portare a delle conseguenze sgradevoli per il nostro organismo. In particolare, noi ci siamo evoluti in un mondo che era già pieno di batteri, quindi non può esistere un Homo sapiens sano senza una controparte batterica che funzioni bene. Noi digeriamo non solo le mucche, come diceva la professoressa Cortesani all'inizio, ma anche noi digeriamo e assimiliamo nutrienti in gran parte grazie all'intervento di batteri nel nostro intestino. Ci sono vitamine che noi non possiamo sintetizzare, ma che i nostri batteri possono sintetizzare, a patto che ricevano i giusti nutrienti con la dieta. Quindi la quantità di fenomeni sui quali si sta attualmente concentrando la ricerca spazia dalla neurobiologia, quello con quello che siamo appunto asse intestino-cervello, perché si è visto che ci sono molecole che assomigliano o che possono funzionare come neurotrasmettitori che vengono sintetizzate nel nostro intestino da alcuni batteri. E quindi da una parte abbiamo osservato che la depressione e l'ansia possono essere associate a cambiamento del microbioma. Quello che ci piacerebbe capire è se possiamo anche fare il passaggio al contrario, quindi modulando il nostro microbioma, se possiamo limitare l'insorgenza di ansia e depressione. Inoltre, un'altra cosa che si sa da tanto tempo è che i farmaci hanno effetti diversi in individui diversi, e quello che si pensava è che fosse probabilmente dovuto alla differenza nel genoma degli individui, ma quello che è molto più probabile è che sia in realtà una differenza nel microbioma, perché noi siamo al 99% uguali a qualsiasi altro essere umano, il nostro genoma è molto molto simile, invece il nostro microbioma è molto molto diverso. Inoltre i nostri farmaci devono essere assimilati, e il contributo dei batteri nel rendere assimilabile con i farmaci o nel renderli meno assimilabili è sicuramente stato dimostrato, e quindi anche in questo caso si tratta di un ambito molto molto ricco di ricerche che credo ci daranno grosse soddisfazioni nei prossimi anni. Però, come dicevo all'inizio, è giusto avere entusiasmo nella ricerca ed essere coinvolti, quindi essere informati su ciò che sta avvenendo nei laboratori. Sarà invece probabilmente rischioso cercare di mettere in pratica anzitempo le raccomandazioni che nascono da questi studi, perché un singolo articolo, un singolo studio non è mai conclusivo finché non viene confermato da altri studi indipendenti e finché non viene messo in un contesto più ampio. Quindi attualmente le applicazioni cliniche non sono tantissime, ma sono già molto importanti. Per esempio, può capitare negli ospedali di prendono un'infezione da un batterio che si chiama Clostridium difficile, e sono infezioni di solito piuttosto difficili da curare con gli antibiotici, ovvero si possono talvolta curare con gli antibiotici, ma è molto probabile che poi prima o poi reinsorgano. E quello che è stato scoperto è che se invece di curarle con gli antibiotici, quindi senza che cercare di rimuovere il batterio, noi supplementiamo il paziente con del microbioma sano, quindi da un donatore sano, è molto più probabile che l'infezione svanisca e che sia una guarigione stabile. Anche ai quadrami Institute facciamo questo tipo di procedure che si chiama trapianto di microbioma, e quando è stato fatto un trial clinico
di cui ormai sapete tanto perché se ne parla tanto per i vaccini contro SARS-CoV-2. E quel trial è stato terminato anzitempo perché i risultati erano così validi, ovvero il gruppo in cui l'infezione viene contrastata con antibiotici aveva risultati così meno positivi rispetto a chi veniva trattato con il trapianto di microbioma, che il trial è stato concluso in anticipo perché si riteneva che non fosse eticamente accettabile continuare il trial sapendo che il trapianto con microbioma fosse così efficace. Però appunto tutti gli altri ambiti sono ancora oggetto di tantissimi studi e la probabilità di prendere per buone delle correlazioni non ancora così sicure è molto alta, quindi come si può dire, il consiglio è sempre quello di leggere con interesse la letteratura che ci viene proposta dai giornali, dalle scienze, in particolare che è una rivista molto seria, ma di ricordarci che molte persone sono così entusiaste della loro ricerca che tendono a dare per scontato che le cose siano come se le immaginano, anche se appunto si tratta di scoperte molto molto fresche che vanno validate molto di più. Io finisco il mio intervento con due domande prima che arrivi alla conclusione, così vediamo se... Certamente, certo. Ci sono arrivate tre domande parecchio interessanti, un po' sulla scorta delle cose che hai proposto fino adesso. Sono certa che poi ne raccoglieremo ancora delle altre. Allora, in una domanda che abbiamo ricevuto su Facebook, quando tu hai parlato dell'importanza del microbioma nella dieta e anche degli esperimenti sui topolini, ci si è chiesti, ma quindi un cambio improvviso di dieta, non so se per il meglio o per il peggio, che effetto fa il microbiota? Adesso ti leggo la domanda precisa, ma più o meno il senso era questo, adesso arrivo, ed era... Allora, il fatto che uno cambi improvvisamente la dieta può mutare la presenza di enzimi e batteri? Sì. Allora, sicuramente la risposta è sì. La domanda poi è, siamo veramente in grado di pilotare il cambiamento del nostro microbioma come vorremmo? E la risposta è non lo so. Sono stati fatti degli studi in cui... come dicevo, non sono molto frequenti, ma qualche volta si riesce ad avere il tempo e le risorse per reclutare dei volontari. E a quei volontari è stato chiesto per 4 giorni di sottoporsi ad una dieta specifica. Ad un gruppo è stata data una dieta a base di vegetali e all'altro gruppo è stata una dieta a base di carne. Quello che è sicuro è che la perturbazione del microbioma è avvenuta e che la dieta a base di sola carne ha causato una perturbazione più grossa. Da studi di altro tipo sull'alimentazione, in generale sembra a volte di sentire anche tramite le notizie che la carne rossa viene associata ad una dieta, diciamo che sembra non essere un alimento da raccomandare, ma studi più recenti sembrano in realtà dire che non è così. Siamo tutti diversi e quello che si vorrebbe arrivare a capire come fare è una dieta personalizzata. E quello che però si è capito è che la carne rossa è debolmente associata a fenomeni infiammatori perché nella popolazione alcuni di noi hanno dei batteri che convertono una molecola della carne rossa, la carnitina, in sostanze che possono causare infiammazione, ma molti altri no. Se io faccio la media sembra che ci sia una debole infiammazione, invece è che il fenomeno è un po' più marcato. Se hai quei batteri nel tuo intestino è molto probabile che tu abbia dei fenomeni di infiammazione causati da un eccesso, si parla di eccesso in questo caso, di consumo di carne rossa. Ma se non li hai, ottieni un sacco di sostanze benefiche della carne rossa. E quindi la domanda se possiamo modificare il microbioma è assolutamente sì. L'implicazione se dovremmo farlo è non lo so. Io credo che in termini cautelativi sia sempre utile mangiare quello che mangiavano i nostri genitori o i nostri nonni, perché anche se il nostro stile di vita è cambiato molto, è una dieta che hanno collaudato delle persone che hanno un genoma molto simile al nostro. Se stavano bene. È vero che il microbioma sarà diverso. Se stavano bene. È vero che il microbioma è diverso.
Allora, ti passo un'altra domanda che per me è interessante, perché tu a un certo punto ci hai parlato come la sintesi delle vitamine, l'interazione tra il microbiota intestinale che abbiamo e i messaggi che arrivano al nostro cervello esista. E quindi ci è arrivata una domanda di interesse che dice: ma quindi la storia del secondo cervello che è nell'intestino, c'è del vero in questa storia? E questa cosa mi interessa sottolinearla, perché se noi riguardiamo le risposte che abbiamo ricevuto dai ragazzi sulle cose che fanno abitualmente i batteri, alcune per tutti, diciamo, erano abbastanza scontato che fosse così, quindi trasformare il latte yogurt kefir era vero per il 71% di chi ha risposto. Mediamente le varie azioni venivano un po', come dire, credute da un quarto delle persone, ma quella che in assoluto ha ricevuto meno successo è che in qualche modo i batteri che vivono nel nostro corpo possono contribuire a regolare anche il nostro umore. Questo era vero soltanto per il 10% degli studenti, scusate, per il 14% degli studenti, però in realtà è una cosa di cui si parla tanto, forse c'è anche un eccesso di informazione su questo, ma ci sono anche delle evidenze interessanti, tu ne hai accennato un po', ti chiedo se vuoi raccontarci qualcosa di più, visto che sembra, no? Io decisamente su questo campo direi che le informazioni ci sono e sono interessanti, cioè ci sono studi, e ce ne sono tanti, su quello che appunto si chiama asse intestino-cervello. La domanda poi è, al di là dell'interesse che questi studi meritano di avere, quanto è forte l'implicazione, possiamo raccomandare qualche cosa nella nostra vita di tutti i giorni? E secondo me la risposta è sempre no. Sarebbe del tempo. Provo a spiegarmi meglio. Nel leggere un libro divulgativo sul microbioma, e ricordatevi che quando andate in libreria, purtroppo molti libri potrebbero essere scritti da persone che non hanno la più pallida idea di cosa sia il microbioma, proprio perché è un argomento interessante. Ricordo con orrore, quando ancora le librerie erano aperte, il mio viaggio nella parte di divulgazione era spesso collegato al... Ma com'è possibile che qui ci sia un libro che tratta di cose assolutamente non scientifiche in mezzo ad altri libri che invece sono scritti da persone serie? Questo dovrebbe essere nella fantascienza, ma a volte le librerie non lo sanno queste cose. E quindi un libro che invece è scritto da una persona molto seria, che è proprio Segui la pancia di Rob Knight, che vedete qui nella slide. Rob Knight è uno dei più grandi esperti al mondo di microbioma intestinale, eppure... Anche in questo caso la lettura di un capitolo di quel libro mi ha abbastanza infastidito, perché si parla appunto di come il nostro microbioma nasce. Noi nasciamo, noi cresciamo nell'utero materno in un ambiente sterile, e il nostro microbioma nasce con noi, quindi quando noi nasciamo veniamo colonizzati dai primi batteri. La nascita con parto naturale implica che i primi batteri che vengono a contatto con la nostra testa, con il nostro corpo, siano batteri vaginali. Viceversa, se nasciamo con taglio cesareo, noi nasciamo in un ambiente sterile, che è quello della sala operatoria, e molto probabilmente i primi batteri che entreranno in contatto con noi sono quelli della mano di qualcuno, quindi i batteri della pelle. Ora, questo è un dato incontrovertibile. Si sa che le persone nate con taglio cesareo hanno più suscettibilità ad avere allergie, possono essere, anche in questo caso si tratta di piccole differenze statistiche, sono leggermente più in sovrappeso. Ma Rob Knight, quando ha scoperto d'emergenza, non era un parto cesareo programmato, che suo figlio o sua figlia sarebbe nato per taglio cesareo, si è scatenato, è andato in cerca di garze sterile per fare quello che è un swab, un tampone, e per evitare appunto che i primi batteri che colonizzassero il nascituro fossero quelli della pelle. Si sa che questa non è una cosa da fare, non è una raccomandazione medica, noi non sappiamo se sia effettivamente una buona idea. Chiaramente lui, dopo tanti anni di ricerca, si era autoconvinto che fosse la cosa migliore da fare. A una conferenza sul microbioma in cui ho trovato un mio collega, parlavamo tra di noi, tutti e due siamo nati con taglio cesareo, tutti e due abbiamo avuto tanti trattamenti con antibiotici da piccoli, che anche in questo caso è una perturbazione molto negativa del microbioma, un trattamento con antibiotici, e insomma siamo in qualche modo sopravvissuti, quindi insomma è meglio evitare di risolvere problemi che non ci sono. Un conto è capire meglio i fenomeni e provare a promulgare uno stile di vita più sano, un conto è cercare
soluzioni di fai da te, diciamo, che potrebbero essere più dannose che altro, specialmente quando si tratta di raccomandazioni sulla dieta. C'è il rischio che segui regimi che si trovano online, che sembrano spesso più sette religiose che consigli scientifici, perché sembra che la via della salvezza passi soltanto attraverso la totale eliminazione di latticini o la totale eliminazione della carne o viceversa di nutrirsi prevalentemente di una certa cosa. Non è così. Quello che sappiamo è che, come sempre, il consiglio è abbastanza noioso, ma la dieta variata, cioè con tanti nutrienti, è in assoluto attualmente, questo è dati scientifici alla mano, è la migliore dieta che abbiamo per il nostro microbioma. In uno studio con più di 8.000 partecipanti a cui è stato analizzato il microbioma, si è visto che la categoria a cui loro decidevano di appartenere, vegani, vegetariani, paleo e tante altre, era meno indicativa di quello che sarebbe stato il loro microbioma quanto il numero di vegetali diversi che assumono durante la settimana, perché se sei vegetariano ma mangi sempre le stesse quattro verdure non è la stessa cosa che mangiarne tante, e variare il numero di verdure, associarci dei semi, mangiare un po' di pesce, un po' di carne, è sicuramente una dieta che attualmente non si può sconsigliare, insomma. Andrea, ti passo due domande, nel senso che ci arriva un approfondimento sul discorso che hai fatto sulla carne rossa, pertanto ti chiedono se effettivamente è quell'infiammazione di cui tu parlavi che è associata quindi alla maggiore incidenza dei tumori, no? Perché tu appunto hai fatto riferimento a questo processo infiammatorio, quindi c'è questa richiesta di chiarimento. Si dice, a proposito della carne rossa e biota, è l'infiammazione causata da certe componenti del biota che fa in modo sia associata a maggiore incidenza dei tumori. Ma ti passo anche già un'altra domanda, perché adesso hai appena parlato dell'effetto che fa prendere tanti antibiotici e dal sconvolgimento del microbiota dovuto all'uso di antibiotici ha portato qualcuno a chiedere: ma quindi gli antibiotici hanno delle conseguenze così gravi che dovremmo usarli il meno possibile? Ora, sappiamo che ci sono problemi associati al microbiota, che ci sono problemi associati alla resistenza agli antibiotici, ma d'altro canto sappiamo anche quanto importanti sono stati nel proteggerci dalle malattie. Per cui, in questa scienza che diventa sempre più complessa, che scopre più aspetti, che consigli possiamo dare? Consigli di salute ti arrivano più o meno sotto questi temi. Allora, sull'insorgenza del cancro al retto non mi espongo perché non è il mio campo. Però non ho i dati sotto mano, ma innanzitutto non è consolidato che ci sia effettivamente una maggiore insorgenza di cancro. Detto in termini diversi, lo studio su cui l'OMS si è basata per classificare la carne rossa come potenziale, diciamo, come alimento da mettere sotto osservazione in relazione ai tumori, era uno studio in cui i topi venivano nutriti con una dieta a base esclusivamente di carne, che è non è consigliabile per nessuno, questo è sicuro. E l'aumento di insorgenza era abbastanza piccolo, statisticamente significativo, ma è come dire che anziché 20 su 100.000 fossero 25 su 100.000, insomma, per dare l'ordine di grandezza, sui numeri non me li ricordo purtroppo. E quindi... Sì, bisogna sottolineare che tra l'altro esistono varie categorie, no, di cancerogeni, quindi ci sono i cancerogeni, probabilmente cancerogeni, possibilmente cancerogeni, quindi in realtà noi non dobbiamo neanche confondere la carne rossa con la carne lavorata, per cui la carne rossa è a un livello di rischio, associato a un livello di rischio più basso, quindi è una correlazione che ancora non conosciamo bene, correggimi se sbaglio. Dobbiamo fare assolutamente un po' vero. È assolutamente vero, ma questo vale per la maggior parte degli alimenti. E quando attualmente, per poter vedere gli effetti di una sostanza, di solito la via maestra era di usarne un eccesso. Perché? Perché la risposta individuale è variabile e quindi per poter vedere un effetto medio si dovevano usare degli studi estremi. Ci piacerebbe, adesso che abbiamo gli strumenti per poter andare a guardare in dettaglio il microbioma di ogni singolo individuo, poter vedere quali sono le perturbazioni individuali e quindi in situazioni più aderenti alla realtà. Quindi io non saprei dare un consiglio sulla carne rossa, ma uno scienziato che
stimo moltissimo da Tim Spector, che di nutrizione si è occupato per gli ultimi 20 anni, sembra non demonizzarla, quantomeno, anche se è uno di quelli che ha contribuito a capire che ci sono specie batteriche che possono produrre una sostanza infiammatoria, e quindi in alcuni individui potrebbe essere sconsigliata. Dopodiché mi piace più uscire un po' da questa bollicina, nel senso che tu sei un super esperto di microbioma e quindi fino adesso ci siamo, no, concentrati su questo aspetto. Quello che un po' emerge dagli studi, no, delle ricerche sul cancro, è che principalmente non si può parlare di rapporto di causa-effetto, ma si può parlare di contributo del panorama genetico e ambientale di ciascuno nell'aumentare o diminuire la probabilità di un certo evento. Per cui quando parliamo di tutte queste cose non parliamo mai di un rapporto di causa-effetto, ma parliamo degli effetti, come hai detto tu, che su una persona possono avere, non solo per il contributo dell'ambiente nel quale vive, dei comportamenti, del suo microbiota, ma anche del suo panorama genetico, diciamo, del suo patrimonio genetico. Per cui è molto difficile, se non dire, che certi comportamenti possono aumentare la probabilità. Per cui si arriva a dire, come hai detto tu prima, come diciamo spesso, ma mio nonno ha fumato tutta la vita, eppure non gli è mai venuto il tumore ai polmoni, ma il mio vicino di casa invece gli è venuto, poveretto, non fumava mai. Diciamo che cose come la carne lavorata sono associate ad un aumento della probabilità in una vasta categoria di persone che conosciamo relativamente poco e che hanno genomi e microbiomi diversi. Quindi scusami, torniamo alla domanda sugli antibiotici, preziosissimi e... Esatto, quella è una domanda stupenda, anche perché anche se il seminario era stato dedicato al microbioma, il secondo libro che vi consiglio invece è dedicato a un'altra cosa. Ovvero, con l'introduzione degli antibiotici abbiamo salvato da morte certa un sacco di persone. Però l'uso degli antibiotici, e questo è direi proprio un argomento perfetto per il Darwin Day, l'uso degli antibiotici ha anche stimolato l'insorgenza di batteri resistenti agli antibiotici. Ora, come accade spesso nella scienza, ci sono appunto alcune notizie come, che ne so, la carne rossa fa male, che esplodono, escono dai laboratori di ricerca molto in fretta, arrivano sui giornali e seminano il panico. E altre cose invece molto più sicure, molto più certe, che non vengono recepite. Per esempio, nel discorso in cui ha accettato il premio Nobel, Fleming, quando ha descritto la sua scoperta della penicillina, ha esplicitamente detto che è molto semplice in laboratorio selezionare ceppi resistenti alla penicillina, e che quindi, e questo è proprio nel discorso del Nobel del 46, mi pare, si immaginava un futuro in cui gli antibiotici fossero così semplici da reperire che li si trovati in uno scaffale, e ci siamo quasi, e quindi un signore, Mr. X, torna a casa, ha un po' di mal di gola, prende l'antibiotico, si cura, ma seleziona alcuni batteri resistenti, e poi passa il batterio a sua moglie, che si prende una polmonite. La moglie va in ospedale, la curano con la penicillina, ma la penicillina a quel punto non serve più, perché i batteri sono resistenti agli antibiotici. Ora, cosa vuol dire selezionare ceppi resistenti? Anche qui è interessante dal punto di vista evolutivo. Paradossalmente, usare poco antibiotico è la cosa peggiore che possiamo fare. Ovvero, se ci viene prescritta una cura di antibiotici che dura 7 giorni, dobbiamo prenderla per 7 giorni, anche se dopo 3 giorni stiamo benissimo. E questo è il problema degli antibiotici, sono molto efficaci fin dal primo giorno, quindi noi stiamo molto meglio dopo 2 giorni che prendiamo gli antibiotici, non ci danno grossi effetti collaterali, quindi tendenzialmente non diciamo no, per carità, non datemi l'antibiotico. Il problema è che appunto se ne prendo poco, rischio di eliminare la competizione, cioè se c'è qualche batterio che è in grado di tollerare la presenza dell'antibiotico, l'antibiotico gli fa un grosso favore, perché gli spazza via tutta la concorrenza di batteri che non sono sensibili all'antibiotico, e quindi lui rimane da solo, cresce, e a quel punto l'antibiotico non è più efficace. Questa cosa si sapeva da tanti anni, e quindi la comunità scientifica ha provato a far capire che l'antibiotico è l'extrema ratio. Se una persona rischia la vita, allora si usa l'antibiotico. Purtroppo la tentazione è forte, quindi proprio perché hanno tendenzialmente pochi effetti collaterali
e funzionano relativamente bene, sono molto economici, gli antibiotici sono stati usati tantissimo. E la soluzione alla comparsa di ceppi resistenti di solito era cercare nuovi antibiotici. Purtroppo negli ultimi anni nuovi antibiotici non ne abbiamo più trovati. E avevamo un antibiotico che aveva una caratteristica molto interessante, cioè era uno dei pochi che dava grossi effetti collaterali e quindi non veniva utilizzato nella pratica medica, e di fatto era l'arma da utilizzare in corsia quando un paziente era resistente a tutti gli altri antibiotici. È notizia degli ultimi 5 anni che sono comparsi ceppi resistenti a quell'antibiotico, quindi oggi ci sono persone che in tutto il mondo muoiono di malattie che una volta sarebbero state facilmente curabili, e per il semplice fatto che questi batteri hanno acquisito tutte le resistenze a tutti gli antibiotici che conosciamo, e quindi non abbiamo altro modo per curarli che non sperare che l'infezione passi. E probabilmente il trapianto di microbioma, appunto, è una delle alternative, ma la domanda è molto valida, e quindi la risposta è: non dovremmo utilizzare tanti antibiotici. E questo vale sia per noi come pazienti, dovremmo cercare di non stimolare chi ci cura a prescriverli, perché a volte succede anche questo, che c'è chi insiste talmente tanto che ottiene una prescrizione un po' troppo facile. Se ci viene prescritto dobbiamo prenderlo tutto, e dovremmo cercare di limitare come società l'utilizzo di antibiotici in utilizzi, diciamo, extra ospedalieri, cioè per esempio nell'allevamento se ne fa un uso abnorme, e c'è l'ipotesi che un pochino di quegli antibiotici circolino nell'ambiente e arrivino anche, appunto, tramite l'elezione a noi, e che quindi un pochino di esposizione agli antibiotici ci sia come costante, e che questo possa selezionare ceppi sempre più resistenti. Ci sono molti studi a riguardo, e ci sono, appunto, libri come Che fine hanno fatto i nostri microbi, che possono essere interessanti per avviare la discussione. Io mi permetto, proprio su questo che tu ci hai raccontato molto bene per quanto riguarda gli studi scientifici, di suggerire al nostro pubblico, che in parte potrebbe essere di non esperti, un po' di materiale divulgativo che c'è su questo tema, perché sia dall'Università di Oxford che dall'Università di Harvard hanno fatto dei bellissimi video nei quali fanno vedere un time-lapse dell'evoluzione di batteri resistenti all'antibiotico, piastrandoli su delle piastre molto molto grandi, sulle quali vengono messe concentrazioni crescenti di antibiotico, e mettendo i batteri all'angolino, e poi con questo time-lapse si vede quanto tempo ci mettono a nascere dei singoli batteri resistenti, quindi a svilupparsi in colonie e poi a riuscire a ricoprire tutta la piastra, anche dove c'è tanto antibiotico. Questa cosa, quando la faccio vedere ai miei studenti, fa sempre impressione, perché in particolare in quella di Oxford si vede un batterio che vive nel nostro corpo e che in 24 ore ce la fa, e secondo me è particolarmente interessante in questo periodo nel quale noi siamo la piastra di crescita del coronavirus, e più viventi trova nei quali riprodursi, più c'è la probabilità che si sviluppino mutazioni e quindi anche forme di resistenza ai farmaci che noi ci inventiamo per sconfiggerlo. Quindi è un po' l'evoluzione sotto i nostri occhi che vediamo costantemente, che possiamo vedere anche con degli esperimenti. Quindi raccontiamo tanto noi insegnanti, e comunque in generale i ricercatori, quanto sia importante il fenomeno della resistenza agli antibiotici oggi, il ritorno di malattie che prima sembravano scomparse, e lo possiamo raccontare anche con degli studi dimostrativi molto molto belli. Quindi dopo, tra i link, oltre ai libri che ha suggerito il dottor Telatin, vi metto anche il link a questi video prodotti insomma da 2 istituzioni di ricerca molto molto belle. Le domande per te non sono finite, io adesso vi faccio una proposta. Siccome ci sono ancora molte domande, abbiamo ancora una mezz'oretta, io inviterei i ragazzi a cominciare a fare, o anche chi ci segue, perché nel pubblico abbiamo scoperto di avere colleghi insegnanti, ma anche qualche curioso, l'abbiamo fatto pubblico apposta, a provare a rispondere al nostro test finale. Come vedete, i batteri e la bioinformatica adesso, dopo che avete ascoltato il dottor Telatin fino adesso, e noi continuiamo a raccogliere un po' di domande, perché dopo commenteremo le risposte finali che ci avete dato e magari andiamo avanti con le domande che ti vengono fatte, che sono di vario genere.
Io una te la passerei già, ci sono tantissime domande che riguardano la salute, questa cosa ha colto molto nel segno, però c'è stato un commento fatto quasi all'inizio da un nostro, da qualcuno nell'audience che è un fan come noi di Dario Bressanini e che ha colto proprio quando tu hai raccontato che c'è tantissima pubblicità del microbiota nei cibi che noi mangiamo nel supermercato, ormai infilano batteri dappertutto perché pensiamo che ci facciano bene, su come esiste un marketing che usa la scienza. E su come questo non sia sempre sano, comunque è un fenomeno interessante, ce la dice lunga su cosa pensiamo della scienza oggi, e quindi se hai qualche commento mentre lanciamo il questionario per tutti quelli che ci seguono, ti stimolerei su questo commento e poi torniamo alle domande sui tanti spunti che hai dato. Allora, ho appena condiviso il form online, fatemi sapere se riuscite ad accedere, se avete tutti i permessi, così mano a mano che voi rispondete poi raccogliamo anche le vostre domande. Che bello, c'è anche uno dei miei studenti sì. Che per qualche ragione ha finito a seguirci e mi saluta. Quindi ben trovati. Allora, fatemi sapere se riuscite ad accedere al nostro test. Sono poche domande come prima, però questa volta vi chiediamo obbligatoriamente di darci il vostro nome e questo servirà a tutti gli studenti dell'Istituto Giottolivi di poter avere la propria presenza segnata oggi pomeriggio. Chi non è uno studente di questa scuola lasci comunque il suo nome, magari invece di scrivere la classe ci scriva pubblico, insegnante, studente, perché questo gli consente di andare avanti e darci comunque la risposta al test. Allora, benissimo, Giovanni ci dice che funziona, per cui grazie mille. E quindi Andrea, stimolo il tuo commento, così intanto raccolgo le domande sulla salute, se vuoi mentre rispondono possiamo parlare di questo. Sì, sicuramente il marketing è più veloce della ricerca e quindi credo che l'esempio tipico siano i cosmetici, cioè cose che non servono, che usiamo tendenzialmente a scopo ricreativo e che nel corso degli anni ci hanno deliziato con etichette come crema a base del DNA o DNA anti-aging. Non vuol dire assolutamente niente, quelle creme non contengono DNA e niente fanno al DNA, però nulla vieta di scrivere DNA su una scatolina di una crema. Adesso la richiesta delle compagnie che producono creme è dimostrare che non altera il microbioma, quindi anche noi come Quadram Institute a volte abbiamo delle richieste di consulenze di verificare se una crema altera o non altera il microbioma. E questo perché? Perché c'è una richiesta da parte del pubblico fondamentalmente, da parte dei consumatori. È interessante da osservare come appunto il marketing sia così veloce su alcuni temi e molto meno su altri. Per esempio non ci sono prodotti che dicono noi non mettiamo antibatterici sul detersivo per evitare di selezionare ceppi resistenti ai disinfettanti, per esempio. E quindi non saprei cosa dire, insomma, sicuramente stiamo accumulando tante, tante evidenze su cosa può essere interessante studiare come cambiamenti nelle abitudini alimentari. Da qua a capire quando la raccomandazione può essere utile, non saprei dare una risposta. Secondo me la parte interessante è riuscire ad avere una... E penso che il futuro, insomma, sia questo, riuscire ad avere delle informazioni, delle indicazioni personalizzate. È stato fatto, sempre da Team Spector, un questionario. Cioè, sono stati dati 100 alimenti a 20 professori universitari che si occupano di nutrizione da una vita, con la domanda di metterli in ordine dal migliore al peggiore. E c'è un po' di concordanza su alcuni alimenti, l'olio extravergine di oliva, i vegetali, e su altri molto meno. I latticini c'è chi non li considera come buoni alimenti e altri che li considera come ottimi alimenti. Le evidenze sono che sono potenzialmente ottimi alimenti in alcune persone o in molte persone e in rari casi possono essere sconsigliabili. E però non vorrei che si... non vorrei nel mio cercare di invitarvi alla cautela nell'ascoltare queste informazioni, non vorrei neanche darvi l'idea che non si sappia niente, insomma, che qualsiasi consiglio sia superfluo. Alcune cose si sanno,
e purtroppo sono quelle noiose, quindi sono meno eccitanti. Per esempio, mangiare tante verdure è sicuramente una cosa, è una buona abitudine. e altre cose sono probabilmente interessanti. Per esempio, gli studi sul microbioma ci hanno guidato verso l'attenzione agli alimenti fermentati. Una delle osservazioni che è stata fatta è che le diete occidentali sono povere di alimenti fermentati, perché abbiamo tanti altri modi di conservare il cibo, mentre altre diete tradizionali erano più ricche di alimenti fermentati. Anche questo si verifica sugli scaffali dei nostri supermercati, perché adesso gli yogurt sono diventati molto più variegati, diciamo, in termini di nomenclature. In mezzo agli yogurt si trova il kefir, e qualche volta si trovano anche altri prodotti fermentati, come la kombucha, che è una bevanda che si ottiene fermentando il tè. La mia idea è che le migliori cose che possiamo fare alla nostra dieta le facciamo noi, e non le fa qualcun altro imbottigliandole o mettendole in un vasetto, perché non abbiamo mai il controllo di quello che succede nel vasetto di un prodotto che compriamo al supermercato. Invece sappiamo che se compriamo della lattuga, è lattuga tendenzialmente, quindi eviterei le soluzioni comode come tanti probiotici, ecco. Sì, a me colpisce molto di questo discorso che hai fatto e che è stato sollecitato dal nostro lettore, come oggi ci sia da una parte una tale fiducia nei confronti della scienza che vale la pena usarla per il marketing, e dall'altra però si sia polarizzata una sfiducia, no, nei confronti della scienza, anche quando riguarda come ci dobbiamo curare, come trattiamo l'ambiente, le tecnologie intorno a noi. Hai detto una cosa interessante, secondo me, all'inizio, cioè che le cose sono complesse, a volte le raccontiamo con grande entusiasmo, e questo porta a grandi aspettative. E forse alcuni oggi pensano che questo abbia portato a una polarizzazione tra quelli che, a furia di avere grandi aspettative disattese, vedere la scienza cambiare idea, non si fidano più, e quelli che invece sono felicissimi di tutte le promesse della scienza, per cui no, ci muoviamo su due piedi, per cui effettivamente da una parte nominare il DNA fa vendere meglio le creme, e dall'altra si fa fatica a volte, no, a vaccinare o a produrre degli alimenti, a proporre degli alimenti sicuri, perché c'è sfiducia nei confronti della scienza e del metodo che li ha prodotti, quindi è una situazione interessante. Allora, ci sono tantissime domande che stanno arrivando per te, mentre fanno il test. Allora, io te le propongo in ordine un po' sparso, probabilmente non dalla più vecchia alla più nuova, ma te le propongo. Allora, qualcuno ci chiede, in realtà ci chiedono in più di uno, come si fa in pratica questo trapianto di microbioma di cui hai parlato? Cioè, probabilmente l'unica prospettiva terapeutica che abbiamo adesso, in pratica come si fa? E poi qualcun altro interviene sulla resistenza agli antibiotici, quindi ci chiede se, almeno in condizioni di laboratorio, si sia già trovato un qualche modo per sconfiggere le forme di resistenza degli antibiotici. Quindi intanto ti passo queste due domande, poi arrivano altre. Anche il trapianto fecale, come si chiama, è un argomento delicato, perché alcuni studi, come vi ho fatto vedere nei topi, suggeriscono che un donatore adeguato possa, per esempio, limitare l'assunzione di nutrienti, quindi l'assunzione di calorie, e quindi una persona sovrappeso potrebbe beneficiare da un trapianto di microbioma. Il problema è che non sappiamo quante altre cose negative possono succedere con un trapianto di microbioma, e quindi attualmente lo destiniamo ai casi in cui l'alternativa è molto peggiore. Per esempio, un'infezione da Clostridium difficile è molto peggiore ai potenziali rischi che ci sono con un trapianto di microbiota, che si fa con un lavaggio dell'intestino, quindi a volte con antibiotici, preferisco quando si fa senza, quindi con lavaggi meccanici, si abbassa molto la biomassa che c'è, e quindi poi quella che noi inoculiamo può crescere relativamente incontrastata. Attualmente lo si può fare in ospedale, appunto al Quadra, siamo anche ospedale, facciamo questa procedura. Ci sono studi e ci sono, soprattutto in America, per l'entusiasmo che hanno il pubblico questa cosa, si stanno studiando anche delle capsule di
fondamentalmente feci lifilizzate, rivestite chiaramente in modo da disciogliersi soltanto quando arrivano all'intestino, e lì ricolonizzano o vanno a contrastare o vanno a coadiuvare, insomma, dipende. Trapianto vorrebbe dire elimino quello che ho e ne metto uno nuovo. Probabilmente a livello di prospettive l'idea è di provare a vedere se si riesce a supplementare il microbiota con alcune specie. Però appunto qual è uno dei tanti problemi di questo campo? È che è molto semplice da capire, molto semplice da spiegare, e alcuni medici si sono sentiti dire vorrei fare il trapianto di microbioma, virgola, se non me lo fate voi me lo faccio io, perché internet è meraviglioso e si trovano i tutorial fai da te su come farlo in casa. È inutile dire che è assolutamente una pessima idea provare a farlo in casa. Cito soltanto una cosa banale. Quando noi lo facciamo al Quadram, facciamo uno screening contro tutti i patogeni e virus, incluso HIV ovviamente, da parte del donatore, prima di inoculare il microbioma ad un paziente. Viceversa, se lo si fa a casa, molte precauzioni vengono meno e quindi è molto pericoloso. Vedevo che c'è una domanda sugli studi in Israele che mi ha incuriosito, perché è vero che ci sono in Israele degli studi molto avanzati. ma in realtà ce ne sono in tutto il mondo. L'interesse è internazionale e devo dire che qui in Inghilterra, per esempio, alcuni studi molto interessanti sono stati fatti da Tim Spector, perché lui già da prima si occupava di seguire una coorte di 6.000 gemelli. E li seguiva dal punto di vista, era interessato dal punto di vista genetico, hanno lo stesso genoma e quindi vediamo quante cose hanno in comune, quante cose possiamo studiare sequenziando il loro genoma e vedendo che differenze hanno, e già questo era molto interessante. Poi si è reso conto di una cosa che potrebbe sembrare ovvia, ma fin tanto che non si prova a capire il perché delle cose rimane una domanda aperta, cioè i gemelli tendono a morire di cose diverse. Se un gemello muore di un certo tipo di cancro, l'altro ha probabilità molto molto bassa di morire dello stesso cancro, perché appunto lui, avendone tanti, poteva fare questi calcoli. E quindi si è concentrato per un po' di tempo ad un campo che si chiama epigenetica, cioè studiare le modifiche che si fanno al DNA. Per fare una metafora, se il DNA è il libro che contiene il nostro progetto, l'epigenetica sono le evidenziazioni che noi facciamo su quel libro per leggere alcune parti o per cancellarne delle altre. Dopo 5 anni si è accorto che l'epigenetica ha un ruolo, ma non così grosso da poter spiegare le differenze. E adesso ha abbracciato gli studi sul microbioma e non li ha più lasciati, fondamentalmente, perché si è reso conto che gemelli che hanno stili di vita diversi hanno un microbioma molto, molto diversi. E questo spiega molto meglio le differenze che non altri fattori come quello genetico o epigenetico. In Israele al Weizmann Institute hanno fatto degli studi molto molto belli anche lì, in particolare legati al diabete e diciamo all'indice glicemico degli alimenti. L'idea in quel caso è di capire come prevenire l'insorgenza del diabete mangiando le cose giuste, e anche lì le scoperte sono state nella direzione della nutrizione personalizzata, cioè ci sono alimenti che in alcuni individui provocano un picco glicemico, che penso lo sappiate, non è una cosa che ci auguriamo. Più ne abbiamo e più a lungo, più è facile che possa insorgere il diabete in un secondo momento. E questo lo ha verificato Tim Spector. Gemelli, questo genoma, rispondono in maniera diversa agli stessi alimenti. E giusto perché, con una nota di orgoglio italiano, c'è in Italia un ricercatore bravissimo che si chiama Nicola Segata, che lavora a Trento ed è uno dei massimi esperti dell'analisi bioinformatica del microbioma, che è quello di cui mi occupo io, quindi dell'analisi computazionale dei dati che si producono. Invece altri sono più esperti di epidemiologia, di studi sulla salute umana, insomma. Anche in Italia c'è chi si occupa molto, molto bene di queste cose.
Io ti passo un'altra curiosità che mi ricordo che durante la tua conferenza dello scorso anno mi aveva molto colpita. Qualcuno ti chiede di commentare prebiotici o probiotici. E questa è una cosa molto interessante perché per varie ragioni le troviamo molti sugli scaffali, ci chiediamo se servono. Molti di noi hanno l'esperienza di supportare le funzioni degli antibiotici che sconfiggono i nostri batteri patogeni, mettendo anche nel nostro corpo dei batteri positivi, che quindi gli facciano la concorrenza e ci facciano star bene. Questa forse è la più antica forma di cura del microbiota che abbiamo oggi. E una cosa interessante è che non tutti i microbi sopravvivono al nostro stomaco e arrivano indenni al nostro intestino, dove vogliamo che facciano la loro funzione. Per cui per anni in realtà ci sono stati venduti come probiotici e prebiotici cose che non arrivavano al segno, altri invece sì, e spesso non sono batteri umani, ma magari sono batteri del suolo, come quelli che trovate nell'enterogermina. Però tu ci avevi raccontato già che le cose sono un po' più complesse di così. Per cui, visto che qualcuno si sollecita la domanda, mi sembra interessante che tu commenti questa cosa. Sì, ammetto che anche in quel caso non sono, anche in questo caso non sono particolarmente aggiornato e non è il mio campo. La definizione però la possiamo ricordare, cioè probiotici sono batteri che noi assumiamo o microrganismi, perché possono essere anche lieviti, con l'idea di andare a rafforzare la nostra popolazione del microbiota intestinale. Quindi diamo manforte con alcune specie che noi speriamo essere benefiche. E qui vi ricordo che secondo me non esistono specie benefiche sempre e specie sempre nocive, possono esserci delle vie di mezzo, e che invece una cosa che sappiamo è che la diversità è importante, cioè avere tante specie è importante. Viceversa, i prebiotici sono nutrienti che noi diamo, che noi assumiamo, arrivano al nostro intestino, e siccome alcuni batteri si nutrono prevalentemente di alcune molecole e altri invece hanno bisogno di altre sostanze per crescere, noi andiamo a modificare la forma e la composizione del microbiota cambiando l'alimentazione, o in questo caso cambiando i prebiotici. Cioè l'idea è di fare una piccola selezione darwiniana, se vogliamo, e quindi diamo il cibo a chi vogliamo noi per farli crescere di più e farli aumentare di numero, e cerchiamo di limitare la crescita di qualcun altro. Anche in questo caso io credo che le cose possano essere più complesse, perché appunto noi adesso stiamo vedendo alcuni pezzetti di studi in cui si interviene sul microbioma, e probabilmente ne capiremo di più nei prossimi anni. Un'ipotesi che la dico soltanto perché è suggestiva, ma ripeto, è una delle tante cose che dobbiamo capire meglio, è che anche l'intestino dice la sua. Come abbiamo detto prima, i batteri intestinali sono in grado di produrre delle molecole che fungono da neurotrasmettitori e quindi arrivano a dare dei segnali al nostro cervello. Qualcuno sostiene che potrebbe essere il nostro microbioma a farci venire voglia di alcune cose, per esempio dei carboidrati, perché se abbiamo batteri che hanno voglia di carboidrati, ci stimoleranno a mangiare carboidrati. E, dal punto di vista scientifico le evidenze sono ancora limitate, però secondo me è sempre utile avere qualcuno a cui dare la colpa quando mangiamo una fetta di torta, quindi insomma io vi autorizzo assolutamente a farlo, purché non sia presa come un consiglio scientifico. Se ti va Andrea, arrivano ancora domande, ma sono arrivate anche tante risposte dei ragazzi, quindi se ti va le condividiamo un attimo, senza vedere chi è stato, ma guardando un po' le torte delle risposte, così le commentiamo un pochino e poi magari prendiamo alcune altre domande. Allora, vi faccio vedere certo. Le vostre risposte, eccoci, vediamo se le vedete bene. Allora, dovreste vedere i grafici a torta delle vostre risposte. Come facciamo oggi a scoprire che in qualche posto ci sono dei batteri e quali sono? Allora, moltissimi, il 50%, sono rimasti colpiti dall'immagine che hai mostrato della coltura batterica nella quale si va a prendere la singola colonia. Pochi hanno colto, sono un 15%, l'uso specifico del DNA 16S di cui ci hai parlato, quindi andando a sequenziare, a ottenere tutte le sequenze dei DNA nel tratto che codificano per gli RNA ribosomali, in modo tale da poter vedere che ci sono dei batteri, poterli contare e potergli dare un nome, perché appunto in quella zona lì ci sono dei tratti comuni e dei tratti ipervariabili. Possiamo anche estrarre e sequenziare tutto il DNA, è un'altra delle cose che facciamo.
Per i batteri più usato lo studio di 16S, in realtà possiamo guardare il microscopio, non è questo un po' che facciamo nella gran parte dei casi, possiamo anche sequenziare tutto l'RNA. Sei soddisfatto di queste risposte? Vuoi commentare? Sono molto soddisfatto, però effettivamente, come dicevi tu, il passaggio può essere utile, può essere utile ricordare il passaggio fra fra la seconda pietra miliare e la terza, ovvero quando abbiamo imparato a coltivare i batteri in laboratorio. Per la prima volta avevamo la possibilità di fare degli studi molto approfonditi su singole specie. Quindi io ho una piastra che contiene solo ed esclusivamente Escherichia coli e riesco a vedere come reagisce se lo espongo ad una sostanza o riesco a modificarlo geneticamente e fargli produrre delle sostanze che mi interessano. Però i batteri lavorano sempre in comunità e noi non abbiamo ancora gli strumenti, o meglio, ne abbiamo pochi per lavorare con comunità batteriche in laboratorio e soprattutto ci mancherebbe se ci parlessimo soltanto dell'uso della coltura, ci mancherebbe il modo di vedere la foto di gruppo. Per fare la foto di gruppo senza alterarla dobbiamo evitare di crescere i batteri in laboratorio, perché altrimenti noi favoriremo la crescita di alcune specie rispetto ad altre e quindi non avremo più le proporzioni che abbiamo nel microbioma. Quindi quello che facciamo è prendere un pezzettino del microbioma, può essere un campionamento delle feci se si tratta di quello intestinale, ma può essere appunto può essere un secchio d'acqua di fiume, può essere tante cose il microbioma. E, prendiamo il campione, lo rompiamo le cellule in modo che il DNA che contengono le cellule venga rilasciato in soluzione e lo sequenziamo tutto, oppure sequenziamo una parte, sequenziamo il 16S che troviamo nel nostro campione, lo sequenziamo selettivamente e quindi abbiamo un catalogo della diversità dal punto di vista delle sequenze. E quindi, come diceva la professoressa Cortezzani, è questo il sistema che utilizziamo oggi per descrivere il microbioma, ed è anche il motivo per cui lo chiamiamo microbioma, perché se noi fossimo interessati e fossimo in grado di lavorare con le cellule lo chiameremmo più correttamente microbiota, ma quello che noi facciamo è leggere l'informazione genetica che queste contengono, che più correttamente si chiama microbioma, perché fa rima con genoma. Noi facciamo sempre queste cose con le poesie, vogliamo farle rime. Perché hanno un animo sensibile in fondo anche gli scienziati. Allora, ho proposto alcuni stimoli su quali di queste scoperte hanno rivoluzionato lo studio del microbioma. Allora, in tantissimi, il 73% hanno colto che e la nostra capacità di leggere le sequenze di DNA in modo massivo ha fatto la rivoluzione. Quindi, corretto, check. In pochissimi, il 35% hanno colto che è stato molto importante anche l'aumento della nostra capacità di calcolo, perché queste sequenze di DNA che noi, di computer, diciamo, perché queste sequenze di DNA che noi otteniamo, poi per dargli un senso devono essere analizzate. E quindi se non avessimo le capacità di calcolo che abbiamo oggi, sarebbe proprio molto difficile parlare delle scoperte di cui vi ha parlato Andrea. Per pochi l'esplorazione di luoghi remoti della Terra ci ha portato a scoprire di più sul microbiota, e questo è un po' vero, nel senso che sicuramente non ha fatto la rivoluzione, ma ci ha fatto scoprire che ci sono microbi e quindi c'è vita anche laddove pensavamo che non fosse possibile, che fosse in ospitale. Invece tanti sono attratti dall'idea che un microscopio a fluorescenza potentissimo abbia cambiato le cose. Con i microscopi a fluorescenza vediamo tante cose belle, ma non sono stati loro a fare la differenza, perché tanti microbi esistono in posti rarefatti, quindi c'è un microbo qua e uno là in posti dove ce ne sono pochissimi e quindi hai voglia di guardare gocce sotto il microscopio, mentre invece gli strumenti più potenti che hanno cambiato la nostra idea di comunità microbiche, che ci hanno portato a studiare proprio il microbiota, ma soprattutto il microbioma, invece hanno molto a che fare col sequenziamento del DNA. La scoperta delle malattie ci ha portato ad essere interessati ai microbi, sì, ma questo più che altro è una visione antica, quella che vi ha raccontato il dottor Telatina all'inizio, e cioè i primi microbi con cui abbiamo avuto a che fare erano quelli che ci facevano ammalare. Abbiamo dovuto aspettare tanto tempo per scoprire che ce n'erano anche degli altri. Allora, qual è stato il più grande cambiamento di approccio allo studio dei batteri? Ha colpito la stragrande maggioranza il fatto che abbiamo smesso di pensare ai singoli batteri e abbiamo iniziato a ragionare in termini di comunità batteriche. Sarei contento, Andrea, di questa risposta sulla quale abbiamo fatto segno. Abbiamo iniziato a manipolare geneticamente i batteri per fare molte cose utili, è vero. Abbiamo sperimentato e diffuso un crescente numero di antibiotici, anche questo è vero, e ci ha dato da pensare.
utilizzare e abbiamo anche imparato a crescerli nei biorettori. Però di gran lunga il più grande cambiamento è stato quello di cominciare a pensarli come comunità. Allora, perché il DNA si analizzi molto molto bene con sistemi informatici? All'inizio ho messo molto in dubbio, le risposte erano un po' distribuite, e poi alla fine la risposta che ho perso è che il DNA può essere rappresentato come un testo. Non ne abbiamo parlato molto con Andrea, ma in realtà questa è una tra le ragioni per cui effettivamente lo analizziamo così tanto con sistemi informatici. Non ha un codice binario, forse qualcuno di voi sa che effettivamente le lettere del DNA sono 4, sicuramente c'è tantissima informazione e quindi sarebbe difficile farlo manualmente. Se vuoi commentare ancora qualcosa, Andrea, su questo. Da ultimo vi abbiamo chiesto cosa ci facciamo quando analizziamo le sequenze del DNA. Allora, possiamo interpretare il loro significato così leggendole, perché conosciamo bene il codice genetico. Per il 50% di voi questa è una buona risposta. In realtà ci piacerebbe che fosse così, ma non è ancora così. Oggi, leggendo il DNA, sappiamo dar senso a poche di quelle informazioni. Invece, come correttamente dice l'altra metà di voi, o una metà di voi, solitamente confrontiamo fra loro le sequenze, come vi ha fatto vedere il dottor Telatin. Quindi, confrontando le sequenze, riusciamo a capire cosa hanno di simile, cosa hanno di diverso, e quindi possiamo fare tante considerazioni. Uno ci dice quanto si somigliano, per esempio, organismi diversi, e quindi quanto vicini sono dal punto di vista evolutivo. E poi scusate, ma devo prendere le domande perché qua non le leggo del tutto. Sicuramente ci dice quanto sono diverse, può indicare la causa genetica di una malattia nota, questo sicuramente è vero. L'interpretazione delle sequenze ci aiuta a identificare nuove malattie, e ancora no, non abbiamo ancora capito così bene come usare il DNA. È una cosa che ci piacerebbe, ma di fatto non la sappiamo ancora fare. Eppure questa idea accarezza molti di voi, infatti c'è più di un 50% che ha pensato che fosse così. Allora, diciamo che la prima risposta, quella che leggendo la sequenza di DNA sappiamo già interpretare tutto, o che leggendo le sequenze di DNA possiamo scoprire malattie nuove, purtroppo non lo sappiamo ancora fare. Mentre invece tutto quello che riguarda il confronto e di conseguenza scoprire similarità e differenze è buona parte del lavoro che il nostro Andrea Telatin, che oggi vi ha raccontato tante cose, fa nel suo lavoro per andare a scoprire un po' che batteri incontra, quanto somigliano a quelli già noti, le caratteristiche dei genomi umani che guarda e quanto somigliano a, no, a, ad altri umani già noti, e se somigliano a quelli di umani che hanno delle malattie. Allora, non so se qua anche il professor Cenerelli mi aiuta con le domande tante che sono arrivate. Abbiamo pochissimi minuti verso la conclusione. Ci chiedono se la vitamina B12 che il nostro corpo non produce può essere prodotta dal microbioma e quindi si possa assorbire adeguatamente grazie al microbioma. Nel frattempo abbiamo ricevuto messaggi che ci chiedono se questa chiacchierata sarà registrata e quindi accessibile per gli insegnanti e per le classi anche in un secondo momento, e la risposta è sì, quindi tutto il nostro materiale è a disposizione. E nei 2 minuti rimanenti vi lancio, come vi avevo promesso, una piccola cosa, e cioè speriamo che molti di voi si siano incuriositi sia di microbioma che di bioinformatica. E se è vero che quello che fa il dottor Telatin è molto complesso, è vero che dei piccoli passi simili a quello che fa lui li potete fare anche già voi adesso alle scuole superiori, mettendovi in sperimentazione. E per cui ci sono già pronte, e ve le mettiamo a disposizione, delle piccole esperienze di bioinformatica, nelle quali dovete risolvere un mistero, dovete analizzare qualche sequenza di DNA, dovete scoprire i microbi che vengono chiamati in questione, e basta seguire le istruzioni che ci sono online nei link che tra poco vi condividerò nei commenti. Allora, vediamo il primo, vi conviene farlo per primo perché è il più facile, poi, scusate, ho sbagliato pagina, il link che volevo farvi vedere è questo. Vedrete che ci sono tutte le istruzioni, per cui ciascuno di voi che è diventato curioso, che magari gli è venuta voglia, curiosità di fare il bioinformatico da grande, o che ha voglia di approfondire un po', può provarci da solo seguendo semplicemente le istruzioni. Voi qua trovate la teoria, le istruzioni, voi le mettete in pratica e piano piano andate a controllare com'è andata, e trovate anche un po' un risultato di come dovrebbe essere il risultato atteso, per vedere se siete riusciti a fare quanto vi veniva richiesto.
e scoprire alcune cose su un batterio resistente agli antibiotici, che quindi dà filo da torcere a una persona malata per la quale vogliamo trovare una cura. Alla fine di tutta questa vostra esperienza avrete un video che vi racconta un po' cosa è successo, farete la vostra esperienza e alla fine trovate anche un video che vi racconta qual era la soluzione. Allora, questa attività la potete fare da soli oppure la potete fare in classe cimentandovi tutti insieme. Ogni studente ha una pagina web aperta, legge le istruzioni, clicca sui link, fa il suo esercizio, condivide con la classe, con l'insegnante come gli è avvenuto, cosa ha fatto, e poi vedrete che la risposta la trovate in questo video TED-Ed che vi racconta batteri contro antibiotici in 5 minuti a fumetti, l'audio è in inglese ma ci sono anche i sottotitoli in italiano per chi fa più fatica con l'inglese, o se no ve lo guardate in inglese scoprirete qual è la risposta della vostra ricerca. Dopo che avete fatto questo, che è il più semplice, potete farne a vostra scelta anche altri due. Uno riguarda, non ve li faccio vedere perché il tempo è poco, ma uno riguarda giocare indovina chi con le sequenze di DNA, e quindi vi racconta proprio quello che vi ha raccontato Andrea prima, cioè l'utilizzo delle sequenze 16S da confrontare per andare a vedere di chi è quel DNA che avete trovato da qualche parte, quindi giocare indovina chi. E quando l'avrete fatto farete un qualcosa di un po' più complesso, e cioè utilizzare i dati di sequenza che vi vengono forniti per andare a vedere in un campione di analisi alimentare, in un campione di analisi di vario genere, che microbi ci sono dentro. E poi l'ultimo, il più complesso, riguarda lo studio di dati di microbioma che sono già stati raccolti e studiati dagli scienziati e che vengono messi a disposizione gratuitamente online, e voi potete fare le vostre analisi bioinformatiche, confrontarle con quelle che hanno fatto loro e vedere cosa viene fuori, senza bisogno di raccogliere i campioni che, come dice giustamente Andrea, puzzano, sono difficili da sequenziare, richiedono lavoro manuale che non sempre a scuola possiamo avere. Di fatto voi potete avere i risultati di sequenziamento già fatti da scienziati che hanno studiato quel particolare microbioma, ne scegliete uno di interesse, che sia il suolo, che sia l'aria, che sia l'acqua, che sia il nostro corpo, e provate a fare alcune semplici analisi e poi a vedere cosa è venuto fuori agli scienziati che hanno fatto una pubblicazione e cosa viene fuori a voi. Quindi spero davvero che ci proverete nei prossimi giorni. Quindi noi vi invitiamo, come UAR, a provarci, voi insegnanti con le vostre classi, voi studenti, e poi a mandarci un messaggino, anche breve, per raccontarci com'è andata, perché ci fa piacere avere il vostro feedback, e poi magari vi facciamo, no, un piccolo post per raccontare del vostro lavoro e di com'è andata. Allora, sono le 17:30. E vogliamo i link ve li metto subito adesso sia su Facebook che su YouTube. Intanto ve li ho presentati, ma poi vi metto i link per le esercitazioni, e li invierò anche al professor Cenerelli, che ci ha fatto da chairman, coordinatore, organizzatore di tutto questo evento per la vostra scuola. E vorrei chiedere sia al professor Cenerelli che Andrea dei saluti finali, sì, diciamo, di questa sì, esperienza. Sì, sì. Allora, ditemi se mi sentite, perché ho la connessione che è un disastro negli ultimi minuti. Sentiamo. Dunque, volevo ringraziarvi tantissimo, Elisa e Andrea, e gli amici Davide e Valentino, che sono, non li avete visti, ragazzi, perché sono nascosti, sono in regia. E avete fatto un lavoro veramente bellissimo, ottimo. E ci avete dato un'infinità di spunti, poi su cose che francamente nemmeno io conoscevo troppo. Quindi sono state tantissime novità quelle che ci avete dato, veramente molto ricco. E su questo lavoreremo, penso, parecchio con le classi, ognuno insomma con il proprio insegnante. E io ringrazio molto anche i ragazzi che sono stati presenti, ho visto una media di, adesso abbraccio, 180-190 persone collegate, e anche a tutti i colleghi che hanno supportato l'iniziativa, che abbiamo realizzato anche in tempi molto molto brevi, e quindi sono contento che sia andato tutto a buon fine, e speriamo nel prossimo anno di farlo di nuovo e in presenza. Grazie davvero. Grazie a voi dell'ospitalità. Io, come saluto finale, faccio soltanto una nota, perché in effetti durante la presentazione non mi sono soffermato tanto nel descrivere che cos'è la bioinformatica, ma vi faccio notare soltanto una cosa, che oggi non si può fare la spesa al supermercato, non si può fare nessun mestiere senza computer. Il fatto che esista una parola specifica per la bioinformatica è perché quando abbiamo iniziato a sequenziare i primi pezzi di DNA negli anni 60 erano già troppi, perché una sequenza di DNA è una
lunga sequenza, lunga migliaia, decine di migliaia, milioni di basi di ATGT, di ACGT. E quindi senza computer soltanto archiviarli sarebbe stato impossibile, perché appunto gli errori di cottura erano all'ordine del giorno, all'epoca si facevano chiaramente a mano, si digitavano a mano le sequenze, e soprattutto poter confrontare sequenze diverse sarebbe stato molto impegnativo. E quindi effettivamente la biologia ha preso a piene mani la nascente disciplina dell'informatica, e per dare un ordine di grandezza del problema che abbiamo oggi, in effetti, nel mio istituto abbiamo comprato da poco un sistema di calcolo da 1 milione di sterline, è un computer molto costoso, ma perché ciascun esperimento che facciamo richiede decine di terabyte di spazio e tantissimi processori per poterlo analizzare in tempi ragionevoli, e quindi le sfide sono sia per i biologi di capire il significato di quello che si fa, e sia per gli informatici che ci aiutano a progettare strategie efficienti per utilizzare le risorse che abbiamo e avere delle risposte in tempi ragionevoli. E quindi, siccome questa è una disciplina relativamente nuova, ma che secondo me può essere interessante da considerare per chi fa il liceo oggi, io credo che le esercitazioni che trovate nel sito della professoressa Corteggiani siano un'ottima introduzione per mettere le mani su queste cose. Quindi grazie ancora e buona serata. Grazie davvero ad Andrea per questa lezione, grazie a tutti gli studenti della scuola per aver partecipato, e grazie ancora a Davide e Valentino che ci hanno dedicato il loro tempo per rendere questa diretta possibile. E ecco, vi aspettiamo al Darwin Day dell'anno prossimo. Speriamo che, se l'esperienza è stata bella, vi venga voglia di dedicare una giornata alla scienza anche il prossimo anno. Ciao a tutti, arrivederci.